successo? Benvenuti, siamo fatta. Live. Siamo, allora, già inizia con la caciara, siamo molto calmi, quell'altro sta a magnà. Intanto salutiamo il nostro ospite di questo nuovo episodio di 3 metri sopra Twitch, Guglielmo Scilla, come va? Ragazzi, allora, innanzitutto grazie mille per avermi avuto qui, mi trovo diversi. Diversi? Scusate, sto mangiando. Beh, ci sta, Marco che c'è il Covid, te che sei cresciuto te pure. Sta barba. Sì, no, Benedetta, Benedetta invece ha perso tipo 15 anni, ci sta. Grazie, complimentissimo. Tu Benedetta, come stai? Tutto bene? Io sto bene, sì, sto benissimo. Sono ringiovanita, come ha detto Q. Infatti ti vedo fresca, pronta a tutto. Esatto, perfetto, pronta a tutto. Guglielmo, io volevo solo darti del tempo per mangiare, perché questa cosa, guarda, proprio allora, ma no, allora, ma mangia anche durante la live. Io sapevo che Twitch è un posto nel quale si può essere tranquilli, si esatto. può essere se stessi, non bisogna farsi troppi problemi bravo. Che uno si fa su altre piattaforme. Bravissimo. Purtroppo mi è arrivato adesso la cena. Ma tu mangia, tranquillamente. Hai fatto bene. Diamo la parola a Marco Cioni. Come stai, Marco? Ragazzi, io sto bene, sono sempre positivo. E detto questo, niente, sto bene. Sono molto contento di avere Guglielmo Scilla qui ospite con noi, perché forse è una delle poche persone al mondo che conosco che riesce sempre a dare una parola sulle relazioni amorose delle altre persone. Bravo. Grazie. Bravissimo. Detto questo, intanto ringrazio sicuramente i nostri moderatori Andrea e Giacomino, che ci aiutano e ci supportano sempre con la chat. Siamo in hype train di livello 4, quindi grazie a tutti quelli che si stanno abbonando e che stanno donando. Vi ricordo che c'è lo sconto del 20% ancora attivo per chi si abbona e per chi regala abbonamenti. Giusto. Detto questo, dove siamo? Cosa succederà oggi? Ecco, qui bravo, siamo a un attimo che è sta roba. Esatto, qui siamo a 3 metri sopra Twitch. Che cosa, in cosa consiste? Noi Slim Dogs abbiamo parlato del cinema e delle serie TV dal punto di vista tecnico con Mauro Zingarelli, che ci spiega sempre il dietro le quinte. Poi abbiamo deciso di far incazzare le persone, di creare l'astio con opinioni pericolose e creare il delirio da quel punto di vista. E infine c'è il nostro Adriano Santucci, che con il suo quasi quiz mette alla prova le persone per capire chi ne sa di più di cinema e di serie TV. Ma cosa mancava, Guglielmo Scilla? Mancava l'amore, mancava il sentimento. Guarda, hai veramente ragione da vendere, mancava solo il sentimento. Dopo il quiz da Adriano avrei detto che mancasse l'apocalisse, però è vero, mancava l'amore, continua. E quindi, Benedetta, perché proprio perché? Io, te e Matteo e per oggi Guglielmo siamo qui? Perché proprio noi? Perché la cosa che ci accomuna di più a tutti, anche a Guglielmo, è la passione per i teen drama, per le serie, quelle belle gossipose, e quindi siamo qui per fare dei vostri problemi di cuore un culto, un gossip pubblico, esatto, attraverso i teen drama, appunto. Pazzesco. Senti, io credo sia arrivato il momento di fare la cosa che tutti amano. Tutti amano. Fondo. Tutti quanti. Ed è lanciare la sigla. La sigla. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play. 'Cause you never. Questa sigla ci provoca sempre delle emozioni profonde, gli anni 90 che arrivano proprio come un treno in faccia. E non muoiono mai, gli anni 90 non muoiono mai. Mai. Non muoiono mai. Nel mentre siamo in hype train di livello 5 al 207%. Che vuol dire questa frase che dici? Allora, tu che devi pian piano entrare nelle filosofie di Twitch, hype train è quando il tuo pubblico che ti segue e ti vuole bene, ti dimostra che ti vuole bene abbonandosi, regalandoti video, quindi... Posso? Tutto Twitch impazzisce. Ma fino a che percentuale si può arrivare? Cioè, anche un miliardo per cento.
Goodbye. Posso fare un appello accorato? Vai, fai. Ragazzi, ancora. Continuate a iscrivervi con gli abbonamenti, regalando abbonamenti a il canale di Slim Dogs su Twitch. Fidatevi, hanno bisogno del vostro aiuto. Se non lo fate per interesse, fatelo per pietà. Vi prego, date una mano a questi ragazzi. È un periodo grazie Guglielmo. Ci si dà una mano come si e può. Grazie Giovanni e Andrea, ancora una volta. No, Giacomo. Giacomo. Anche Giovanni, però. Anche grazie, Giovanni. Grazie Guglielmo, grazie. Vabbè, allora, così è una festa oggi. Quindi, come funziona oggi? Come funziona Tre Mesi Sopra Twitch per chi magari arriva qui per seguire tramite Guglielmo? Oggi noi ascolteremo tre messaggi vocali di tre persone che stanno vivendo delle tempeste amorose e hanno delle difficoltà nei loro sentimenti. Guglielmo poi, fa no con la testa. No, perché lui è fomentato. Per ogni messaggio, ognuno di noi ha selezionato una scena tratta da un film o da una serie TV a tema amore che darà il là, darà diciamo l'inizio per andare a discutere e dare la propria opinione e il proprio consiglio a quella persona specifica. Poi ascolteremo tre chiamate, perché gli utenti potranno chiamarci al numero che adesso apparirà in sovraimpressione. Gli utenti ci chiamano. Perché lo dai adesso? Io lo do. Ogni volta che dico il numero lo dico. Lo devi sapere a memoria comunque, Marco. Esatto, quello in sovraimpressione. Voi potrete chiamarci e ascolteremo tre di voi che ci diranno la loro su questa tematica. Bellissimo, ragazzi, bravissimi. Avete tirato fuori un format pazzesco. Grazie mille. Ma sai qual è la cosa che a me entusiasma? Che è successa per la prima volta una cosa veramente figa, che ci dirà Benedetta. Perché io esatto, non lo so. C'è stata un'evoluzione da una storia che abbiamo discusso la scorsa puntata. Ve la leggo perché mi ha mandato personalmente un messaggio. La storia era per Google, non so se ha visto l'ultima live. Era un amore non convenzionale, sicuramente. Era un amore non convenzionale, una storia a tre, in cui c'era una ragazza e due ragazzi. Questa ragazza era felicemente fidanzata con uno dei due ragazzi, ma aveva delle esperienze sessuali con un terzo ragazzo consenziente. Che si chiamava Marco. Che si chiamava Marco, ma non era Marco Cioni. Domanda. Vai. Sì. Ma erano una coppia aperta i due o stavano andando in direzione di una throuple? Cioè no. Erano in due che sperimentavano solo sessualmente ogni tanto per divertirsi con quest'altro ragazzo. Però il problema di questa ragazza qual era? Era che aveva paura nel dire questa situazione che viveva ad altre persone, ai suoi amici. Quindi lei, ai suoi amici, anche a sua madre aveva posto il problema. Il nostro consiglio era stato di quello di iniziare dai suoi amici. Esatto. Non era mai stato quella di farsi cazzi sua, no. C'era anche quella situazione. Comunque Benedetta, ti pregherei di usare il termine giusto, che non è fare l'amore, fare sesso, è bombò. Guglielmo, devi sapere che noi qui quando si parla di sesso è bombò. Quindi lei bombò con il suo ragazzo e un altro di solito. Esatto. E questa ragazza mi ha scritto: ciao Benedetta, sono la ragazza della puntata di un amore a tre. Del bombò a tre. Volevo ringraziare te e gli altri per i consigli che mi sono stati dati. Ho avuto modo di parlare con alcuni amici stretti della situazione e mi hanno ascoltata con tanto affetto e tanta curiosità. Erano tutti aperti all'ascolto di questo modo meno convenzionale adesso, di vivere l'amore. Adesso bombo il 12. sempre a tre, però. Però è una figata, regà. Questo è proprio lo scopo di questo format. Noi vogliamo partire da un problema, analizzarlo attraverso il nostro gusto morboso delle serie ed arrivare a soluzioni. Quindi è lo scopo, bravo. È lo scopo. Vabbè, prima di andare avanti ci sono due donazioni che vorrei leggere. Attenzione. Amacca Banane, il solito Amacca Banane, dona i suoi soliti 2,02 euro e dice: ma come vivevo io senza Tre Mesi Sopra Twitch? Sicuramente in mono meno croccante, poco ma sicuro, buona live ragazzuoli. Grazie mille Amacca Banane. E Sabrinella dice: nessuna donazione sarebbe mai abbastanza per ringraziarvi di portare una boccata d'aria fresca in questo periodo del cavolo, siete pazzeschi. Grazie mille Sabrinella. Quindi io direi che abbiamo introdotto il abbiamo tutto. Introdotto. È il momento di iniziare con il nostro primo ospite, il nostro primo problema, che vi farò ascoltare io. Siamo pronti? Vado. Vai. Buonasera cari. Allora, il mio problema di cuore è che fondamentalmente non mi si caga nessuno, a parte qualche raro caso in cui però c'è di mezzo molto alcol. E quando invece sono io da sobria che decido di approcciare qualcuno,
In Berlino va bene, nel senso che non mi è mai capitato di essere piantata, solo che dopo un po' che ci frequentiamo, tutti tornano dagli ex, tutti. E io non capisco se il problema sono io o se sono solo molto sfigata. E non so quale delle due sia peggio, perché se sono io posso cambiare io, ma se sono sfigata, cioè, che cazzo devo fare? Continua. Scusate, il mio telefono fa le cose ogni tanto. Quindi Gu, noi adesso abbiamo ascoltato questa problematica, ma abbiamo uno di noi tre che ci farà vedere una scena da cui partire per solo una cosa. Vai. Sì, ho capito solo un pezzo dell'audio. È praticamente solitamente se gli piace qualcuno dopo un primo approccio, diciamo dopo un inizio, poi questi tornano dagli ex, ma non ho capito la parte prima. Lei di base ha detto io ho difficoltà, diciamo che non è proprio questa campionessa delle relazioni e degli approcci, ha detto. Questo vuoi è un risentire riassunto. La prima parte? Questo si sì, può solo fare. La prima parte si può fare, grazie ragazzi. Buonasera. Prego. Cane, allora il mio problema di cuore è che fondamentalmente non mi si caga nessuno, a parte qualche raro caso. Okay. Scusate, in chat ho letto Mirtilla malcontenta, mi ha fatto molto ridere. È vero! È lei! Quindi chi vabbè, si accolla diciamo di parlare con questa ragazza? Sono io sono, mi accollo questa cosa, non facile, attenzione, perché qui è di quelle situazioni un po' delicatine, dobbiamo capire perché, per cosa, e ho scelto una scena di una serie che per me è proprio, non lo so, la base di tutto, che prego la regia di mandare, poi ne parliamo. Forse eravamo perfetti l'uno per l'altra, ma con lo stesso fatale difetto. Quale? Che andiamo del tutto fuori di testa quando arriva il momento di impegnarsi? Più fuori di testa di stanotte? Tanto stavolta non c'è modo di scappare. I regali sono arrivati, le persone hanno comprato il biglietto aereo. Sto per sposarmi. Ho raggiunto il punto di non ritorno. Già, a chi lo dici? Per uscirne. No, ma poi più che altro questo è il finale, cioè un finale di stagione che finisce così, e all'epoca non è che poi ti vedevi la puntata dopo, cioè dovevi aspettare tipo un anno, follia pura, bravi. Che cos'era il binge watching al tempo, quando te vedi tutta la serie in fila? Niente, non esisteva, era non un esiste. Episodio alla volta, omeopatico praticamente. Oddio. Allora, vi dico perché ho scelto questa scena, perché... Qui noi stiamo vedendo proprio la rappresentazione di cosa accade a due ex che non hanno risolto i loro intrecci, quando anche il mondo e la loro scelta di vita gli sta dicendo: ragazzi, basta, voi non tornerete insieme. Una si sta per sposare, quell'altro sta per avere un figlio. Di cosa stiamo parlando? Perché fate questa cosa di prendervi la mano e stare lì e dire ciao, quel ciao che ti fa male, che ti scava dentro? E loro palesemente... sono gli ex irrisolti. Ora, quello che mi chiedo però a questo punto è: la nostra amica, che tutte le volte si ritrova nelle situazioni di essere quella che sta nell'inquadratura da sola, che aspetta che il ragazzo torni a casa, ma poi non torna perché gli dice: guarda, scusa, sono tornato con la mia ex. Possibile che tutte le volte, tutti i tuoi ragazzi improvvisamente vivono una situazione tanto profonda quanto quella di Elliot e JD?
possibile, tutti quanti. E allora a me quello che viene da pensare in questi casi è: forse qui c'è un problema di fondo nel dialogo che avete voi, perché ci deve essere un momento in cui ci si rende conto, no, che dici: ah, aspetta, qualcosa non funziona, guarda che non funziona al punto che io potrei tornare con la mia ex, e che questa cosa uno magari fa finta di non sentirla. Quindi dove voglio arrivare? Il dialogo. Qua manca il dialogo, secondo me. Il problema di questa situazione è che uno poi si ritrova con la frittata fatta, che dice: ah, scusa, sono tornato dalla mia ex, e non si è reso conto che prima magari c'era stato qualcosa. Quindi io voglio arrivare al punto di dire: forse qui tocca ragionare su come lei imposta queste storie con i ragazzi, perché è curioso a livello statistico che tutti tornino dalle sue ex, dalle loro ex. Molto curioso. Quindi la tua soluzione in maniera netta è: fatti una chiacchierata, approfondisci in maniera giusta le motivazioni che hanno portato ai vari ex a tornare indietro. Ogni volta che c'è una costante vuol dire che c'è qualcosa che fa scattare quella costante, no? C'è un... Però come fai ad approfondirli? Cioè, tu al primo appuntamento, nei primi appuntamenti, chiedi all'altra persona... Da che, cioè, qual è stata la tua storia passata? Ti sei appena lasciato? Cosa chiedi? Siccome no. Io ho un'idea molto stupida e molto pratica, di tu la tua prima, poi io dirò la mia, che è in una frase. Allora, è un problema, ragazzi, secondo me, di prospettiva. Allora, partiamo dalla prima cosa. Io dubito che una persona veramente sia così sfigata da beccare tutte persone che tornano insieme all'ex. Credo che siano state quelle due, tre persone che magari ce l'hanno, hanno molto colpito, perché magari lei aveva un interesse maggiore nei confronti di queste persone che improvvisamente sono tornate con l'ex. Qui veramente apriamo, secondo me, un capitolo infinito. Però riassumo, perché è successo anche a me che mi piacesse un tizio che poi è tornato con l'ex. Attenzione. E lì per lì tu ti chiedi: ma che cosa non ho io? In cosa sbaglio? Partiamo dal presupposto che te non sbagli niente. Partiamo dal presupposto che in realtà noi pensiamo di essere da soli nelle nostre difficoltà nel trovare qualcosa di compatibile, ma in realtà siamo tutti nella stessa barca. Le persone che passano facilmente da una relazione all'altra sono semplicemente persone che o si accontentano molto facilmente o si stanno raccontando delle cazzate. E io molto spesso nella mia vita sono passato da una relazione all'altra, ma non perché ero fortunato, perché mannava bene qualsiasi cosa pur di non stare solo. Quindi iniziamo a capire una cosa: nel momento in cui tu hai un rispetto nei tuoi confronti e comprendi che cosa vuoi, sai anche che così come quando tu sei stato il primo a essere un caso umano per qualcuno, il primo a essere la persona che poi non aveva voglia di continuare quella relazione, sappi che succederà la stessa cosa anche nei tuoi confronti prima o poi, e che riuscire a trovare due persone che si rincorrono è statisticamente difficile. Facciamoci la pace, o continuiamo ad accontentarci, o cerchiamo di abbassare il livello dei nostri desideri, altrimenti tutti siamo nella stessa, tutti quanti, raga, tutti abbiamo difficoltà nel trovare qualcuno o qualcuna per cui ne valga la pena, quel valore aggiunto. Quindi, per quanto mi riguarda, il fatto che tornino con gli ex può essere vero, non vero, una cazzata, una non cazzata. Quando tu hai detto: se io non vado bene, se sono io posso cambiare, hai detto una cazzata enorme. Tu non devi cambiare minimamente, tu sei quello e devi piacere per quello. Al massimo puoi migliorare, ma quella lì è una cosa che devi fare per te, non per qualcun altro. Madonna, quindi, zio, tu sei la persona che vorrei davanti a me a un falò quando si parla di problemi. Cosa stupenda. Ma poi succede sempre con Guglielmo, quando siamo in varie cene e cose, si finisce sempre che alla fine Gu comincia a parlare di segni zodiacali e di risolvere i problemi amorosi delle persone. Sì, è il mago, il perché saggio. Non riesco a risolvere i miei, quindi almeno... Beh, ma si sa, chi non sa fare insegna, Guglielmo. Bravissimo. Io infatti, sapendo fare... No, non è vero, è una cazzata, però dico, dirò una stronzata. No, che no, invece Marco, te lo dico, qui Elena si è proprio accontentata, è proprio... Può essere, però nessuno è tornato dall'ex. Però ormai abbiamo l'anello che ci lega. Ma non significa niente quell'anello. Questo potrebbe ferire persone a te vicine. Comunque, detto questo, io ho una soluzione molto stupida e pratica, magari. Che è,
Il tuo problema è sono gli ex, ovviamente quello che ha detto Guglielmo è tutto ma giusto. Ma la smetti di muovere sta mano con la... Scusa, ovviamente quello che ha detto Guglielmo è tutto giusto, però ci vuole molto tempo, non è una cosa che si fa così. Invece, nell'attimo, magari, ovviamente non è che appena esci con una persona subito gli butti là, ma che c'hai in ex con la pistola alla testa, però... magari fatti una chiacchiera su tipo no perché sai capisci trovi un modo in maniera un po' subdola e poi se si arriva a capire che questo tizio ha un ex che c'è stato 5 anni se lo lasciai 2 mesi fa forse è il caso che ti arrendi Marco. Secondo me e questo è un consiglio stupido l'ho detto l'ho premesso è molto pratico è vero Marco però fai anche un'altra analisi ci sono un sacco di persone che dopo anni e anni che si sono lasciate non riescono ancora a trovare nessuno e persone che magari si mollano da dopo una relazione lunghissima e in molto meno di quanto potessero immaginare trovano qualcuno subito non è una questione di tempo è una questione di incastro le persone che ti dicono devo superare determinati traumi è vero in però parte lei portando... soffre nel senso cioè aspetta. Se lei manda questo audio dico vuol dire che lei ha affrontato diverse situazioni che l'hanno portata a soffrire quindi lei dice se uno manda quest'audio penso che il tuo problema sia continuo a cercare a ricevere batoste, però forse non ce la faccio, oppure mi fermo un attimo e capisco? Ma no. scusate, la soluzione non può essere beccare una persona che non ha mai vissuto una storia, bravo. Perché ti ritrovi davanti a una persona acerba, ma fammi dire questa parola, acerba. Ma sì, ma ci saranno persone che hanno avuto storie che però non sono finite 3 mesi fa ed Marco, erano importanti. Ma non è una questione Marco, di tempo, è una questione bravo, non è una questione solo di tempo. Ma tu senti, fatto ormai, che cosa ne sai dell'amore? Ne so tanto, perché è rinnovarlo ogni giorno. Basta questa cosa che il matrimonio è la morte dell'amore, è no, la vita. No, è bellissimo, grazie. Ne sei un esempio. Ne sei un esempio esatto. Costante. Però bisogna in questi casi, in realtà, non trovare qualcuno che si è fidanzato da che si è lasciato da 2 giorni, trovare qualcuno che non si è lasciato. Il quadrato costruito sul tempo del rapporto è diviso per il tempo che si sono lasciati, moltiplicato per quanto ancora piangi se ti dico il nome di Giulia, della tua ex, capisci? Non funziona. No, quello ma che certo. Dobbiamo imparare a fare, Marco, è dare il loro nome alle cose. Se te vedi che quello lì un pochino non ti risponde, perché determinati segnali si hanno subito, è che ci raccontiamo, ci raccontiamo delle cazzate, io sono il primo a raccontarmele, io sto imparando a dare il nome alle cose. Spesso io ho a che fare con persone, quando io mi comporto di merda, quindi con l'altra persona, che mi giustificano. E in realtà io penso, porca miseria, tu non devi mai giustificare, tu devi prendere, portare a casa e a quel punto capire semplicemente che invece di partire in quinta, magari una prima è un'ottima velocità di crociera. Guglielmo, pessimismo. Sei troppo saggio per questo format. Posso chiederti di andare via? Grazie. No, invece ci voleva pessimismo underscore e fastidio. Quindi sì. Un nick positivo. Io mi contraddice dicendo: io 6 anni di relazione intensa, finita male, meno di un mese e ho conosciuto il mio attuale marito da 12 anni. Beh, capito. Quindi, quindi Guglielmo, la tua cosa è. Una parentesi stronza, possiamo dirlo, cioè nel senso, mezzo cioè, che chiudiamo, però. Beata te, però, mortacci beata te. Tua. E quindi il consiglio di Guglielmo sostanzialmente è parti piano, cioè non andare subito a 3.000, prenditi il tuo tempo con ogni persona che incontri. E forse posso aggiungere una cosa, piuttosto che chiedere all'altra persona se ha avuto qualche altra storia e quindi se ha degli ex, cercare di capire se quella persona c'ha ancora dentro quel fastidio, quella roba irrisolta che poi li porta ma magari quello a intendevo tornare, io. Ragazzi, io non ho detto vai lì e digli oh che c'hai l'ex, quanti ce l'hai avuti, eh? Cioè così non funziona perché anche poi cioè, forse te non internano. Sì. No, senti, no. Vogliamo fare questa magica cosa di dare il via al parere via del popolo alle telefonate. Sì. Via le telefonate. Vediamo che succede. C'è il numero in sovraimpressione? Okay. Cioè, 371. S. Elio dice, vai piano, non andare subito a 3 metri sopra il cielo. Bravo, S. Elio, che cita il maestro. Ragazzi, posso rispondere? Siamo pronti? Siamo pronti. Vai. Vado, eh. Sì, pronto? Pronto. Eccolo. Ah, ciao, chi sei? Ciao, allora, io sono Angelo. Ciao. Ciao. Sono... Sì? C'è qualcosa che forse tecnicamente non sta funzionando, ma ragazzi, noi siamo pronti. Ti sentiamo? Pronti io lo sentivo.
Io anche. Io non sentivo un cazzo, ma è crollata tra l'altro a un certo punto. La tecnologia. Angelo, non... Angelo è caduto. Angelo è andato. Capito. Riproviamoci. Angelo è caduto. Mark. Sì, pronto? Niente. No, ragazzi, tecnicamente ineccepibili, devo dire. Sì, sì, sì. Ah, ah, attenzione, attenzione. Pronto? Tecnicamente ineccepibili, devo ciao, dire. Chi sei? Pronto? C'è un angelo misto ad una lei. No, no, era Matteo. Aspetta, ci sei? Pronto, pronto? No, non aspettavo che... Ah, ciao. Da Napoli. Che ci dici? Cosa ne pensi di questa situazione? Come te la vivi tu? Ma io sono d'accordo con okay. Guglielmo, onestamente. Spiegaci. E penso più che altro che la ragazza... No, mi ci sono rivista un pochino, non nella questione degli ex, ma più nelle cose che diceva Guglielmo, nel fatto che quando ti senti magari, diciamo, solo, nel senso che ti butti in qualsiasi cosa, quindi penso che la ragazza debba anche capire lei cosa voglia e che forse si butta con persone che in realtà brava. Però poi alla fine... Cioè, le danno anche il segnale che magari non vogliono una storia troppo seria o una cosa che non ha una reale bravissima. Importanza che lei magari invece ma dà. Tu parli per esperienze forse vissute, scusa se chiedo. Cioè... Ha detto di sì. Ah, non ho sentito. Meno che quello in cui mi sono rivista. No, più che... no, più la cosa che appunto quando... Cioè, dare importanza alla cosa magari quando magari quanto magari ho detto quando appunto tranquilla rilassati ma guarda tutti amici ti vengo a dare un assist al volo perché in realtà quello che dico sempre è se tu hai allora partiamo dal presupposto che bisogno e volontà sono due cose diverse. Il bisogno nasce da un qualcosa di da una mancanza e quindi da una roba totalmente negativa. La volontà ad intraprendere una relazione invece nasce da un posto invece positivo. Se tu hai quindi bisogno di una relazione, la cerchi in tutti i modi, il primo pirata, il primo scippatore che per un secondo ti farà un sorriso, tu dirai oddio ma è il principe azzurro. Se tu invece non stai cercando questa cosa, dovrai veramente beccare qualcuno o qualcuna che ti sveglia dal tuo equilibrio perfetto e che ti fa dire ma perché mi colpisce questa persona? Quindi in realtà l'amore non si cerca, si trova, e per trovarlo vuol dire che non lo devi cercare, ma non perché poi il fato ti improvvisamente ti abbraccia e ti vuole bene quando non lo stai cercando, è perché quando non lo stai cercando se, vuol dire che qualcuno ha fatto un qualcosa o è qualcosa o ti ha colpito così in maniera così forte da svegliare una tua attenzione che in quel momento non aveva bisogno di essere sopita. Madonna. Scilla, che bravo. Quindi direi che sei allineata con Guglielmo sostanzialmente. Perfetto. Allora, guarda, grazie mille per averci chiamato. Perfetto, e ti salutiamo e passiamo alla prossima telefonata. Grazie mille. Ciao Sara. Ciao Sara. Grazie a voi di esserci sempre con me. Io ho dei problemi tecnici, ragazzi, sento ciao. Pochissimo. Io la sento in ritardo, quindi spero che la prossima telefonata arrivi. Vabbè, basta solo aspettare con un po' di pazienza e riusciamo. Ma io infatti l'importante è che la chat li senta dritti. Pronto? Questa è la chiave. No, aspetta, sta calma, che fai pronto che okay, è un pazzo. Rispondo. Sì, pronto? Ciao! Pronto, ciao! Eccoci, chi sei? Ciao! Chiamo dottor Baianica. Pronto? Quindi da vicino comunque, siamo vicini. Sì. Ok. Ciao! Sono Naya, ciao. Chiamo da dottor Baianica. Esattamente, molto vicini, sì sì. Ciao, allora sentendo questa ragazza che mi fa veramente tanta tenerezza perché penso che in un periodo tutte le ragazze abbiano avuto questa cosa, diciamo, ma io penso che sia pure una cosa, una questione di parte, non dovrebbe far, dovrebbe prendere la cosa più, con più leggerezza. Senso, conosco una persona, vediamo come va,
non fargli neanche troppa pressione, perché secondo me è anche una questione di pressione tante volte. E poi secondo me ha ragione anche Guglielmo, perché comunque se tu cerchi, ovvio che non troverai, ma perché non sei neanche te stessa, perché vuoi, non vuoi ti acchitti troppo, hai comportamenti diversi, quindi ci sono tante cose, insomma, i segnali vanno assolutamente visti, campanelli d'allarme e segnali. Verissimo, no, ma hai detto proprio una cosa verissima. Verissimo, perché spesso quando ci conserviamo quel singolo proiettile per paura di spararlo, una volta che spariamo ci sentiamo dei pistoleri. A volte invece prenditi in mitra, sparane più proiettili, in modo che abbassi anche ogni volta questa carica di aspettative, ogni volta che finalmente decidi di uscire con qualcuno. Uscire non vuol dire sposare, non vuol dire che gliela devi servire su un piatto d'argento, ma ti permette anche un pochino di vivere meglio il mondo e farti un'esperienza. A volte, quando non è un'esperienza relazionale, senza bisogno di parlare di quella sessuale, trasformi in relazioni e in grandi corteggiamenti anche semplicemente dei ciao che ti mandano degli amici. E fidatevi che ho visto ragazze alle quali dico: zia, tu sei, com'è che si chiama? Shona, quella lì che ha fatto Grey's Anatomy, cioè te fai delle, Shonda Rhimes, che te fai delle pippe mentali, dei film, sei una sceneggiatrice. Però, boh, nel senso, io non sono neanche troppo per il... No. Ma vai, infatti, parla tu, ragazzi, così è tosta. Secondo me, sai che cosa dovrebbe vedere? Perché tanto comunque in tema di film, la verità è che non gli piace abbastanza. Che secondo me ci sta proprio acceso, perché lì parla proprio tutte le ragazze che vedi, mi ha detto che mi chiamerà, io sto qui ad aspettarlo, vedi, mi ha sorriso in questo modo, quindi può essere che, e si aspettano il principe azzurro, l'amore della vita. Io sento che questo approccio di vivere le cose con più tranquillità, in maniera più pacata, forse si sposa molto con la mia testa, no? Che uno tende spesso a super analizzare le cose, invece con calma, però un minimo di occhio a con chi ti stai relazionando, come dicevamo prima, analizzare se l'altra persona ha 1000 traumi irrisolti e deve ancora viverseli. Io farei un piccolo solo cambiamento sul titolo, che è la verità che non ti piaci abbastanza, perché se tu pensi di meritarti una persona che non ha non si comporta come tu ti comporteresti, vuol dire che automaticamente noi accettiamo l'amore che pensiamo di meritarci, e quindi punto, è quello. Ed è il motivo per cui è molto più difficile per le persone che invece hanno forse più chiaro. Poi si rischia magari di eccedere dall'altro lato, ci stanno quelli bloccati emotivamente, per carità, esistono. Però mi sembra che questo specifico, questa specifica storia sia molto legato al bisogno, prima ancora, di capire come piacere agli altri, ma di darsi il tempo di piacersi. E di, quindi di avere il proprio valore. È un fatto di analizzarsi, anche capirsi meglio prima di buttarsi in una cosa. Mi state tornando sul percorso che vi ho lanciato lì prima, con umiltà. Che bello. Senti, passiamo alla nostra terza chiamata e vediamo che cosa succede. Intanto grazie mille. Ciao. Ciao, buona serata. La tecnologia. Però dai, è bellissima questa cosa delle chiamate, l'adoro. È bellissima e ha sempre funzionato, quindi puoi capire quanto io soffro quando poi non funziona. Va benissimo, ma proprio a chiacchierare. Pazzesco. Vabbè. Qui sembra le radio private, quelle un po'... Sai, ci vuoi dire qualcosa del tuo passione? Vado, rispondo, lo faccio. Vai. Pronto? Oddio, meno male. Ciao Angelo, mi dispiaceva tantissimo averti lanciato via così. Come va? Allora, dici cosa ne pensi. Ciao Matteo, sono Angelo, quello di prima. Anche a me. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti, soprattutto Guglielmo, che seguo sempre. Allora, quello che penso io è innanzitutto, che la minestra riscaldata non piace mai a nessuno, ma secondo me non è mai la cosa giusta. Poi, soprattutto, se ha a che fare, diciamo, se si tratta di ragazzi, io penso che
Io penso che il ragazzo sicuramente non è come la ragazza che magari usa trucchetti o giri di parole o magari pondera tutto. Il ragazzo ti dice o con le parole o con i fatti cosa ne pensa. Cioè tu non devi fantasticare ragazza, ma basta che guardi il ragazzo, effettivamente capisci quello che ti vuole dire o come si comporta e da quello già capisci tutto. Questo secondo me è la cosa fondamentale. E poi c'è da dire appunto che secondo me è fondamentale andare piano piano con le relazioni o piano piano in generale con le persone che hai appena conosciuto, perché comunque dall'altra parte non sai mai appunto chi ti trovi, come può reagire, eccetera. Quindi andare un po'... Ci sta. Con i piedi di piombo. Però ecco. Sì, io sento che forse il percorso su autoanalizzarsi e capire un attimo perché noi poi arriviamo sempre a quel punto di una storia in cui c'è un loop che riscatena sempre gli stessi effetti, forse io continuo a sentire che sia un po' quella la chiave, non so voi. Però comunque è complesso, eh. Ma questo sì, è uno di quei casi proprio difficili, non è facile. La domanda è, invece la mia considerazione è non tanto perché tu finisci in quei casi, ma è perché ti colpiscono quelle cose? Cioè perché dai questo potere a degli sconosciuti? Perché il potere che gli altri esercitano su di te è un potere che dai tu a loro. Quindi perché non te lo riprendi e non lo usi per te? Volevo solo dire una cosa. Per quanto sono d'accordo col secondo punto di Angelo, secondo me il primo è un po' inesatto. Cioè io ad oggi non vedo più una così grande differenza tra uomini e donne. Cioè ci può essere... esiste socialmente, ancora la viviamo, ma io vedo anche un'enormissima, ma buongiorno Benedetta, ma un'enormissima anche difficoltà del ragazzo etero di trovare adesso un proprio posto e una propria connotazione. A volte non fa abbastanza, a volte fa troppo, la vedo un pochino difficile come posizione oggi. Cioè nel senso che non ho capito, aiutami ti prego. Molti ragazzi oggi, e non sto parlando per tutti quanti i ragazzi etero, ma molti ragazzi oggi etero sono bloccati nei confronti dell'amore perché non sanno come comportarsi. Perché non sanno come comportarsi. Ad oggi c'è un pochino una crisi del maschio etero bianco, che è una crisi che per certi versi, è la cartina tornasole. Scusami. Maestro, mi posso permettere? Forse lei sta andando un po' in profondità, troppo tanto. Sì, ok, rimango a fare cazzate. Ok, sì. Io sento ragione, che scusami. Tu. Cioè... Scusami. Allora, scusami. Qui io. Intanto, scusate, noi anche perché Angelo Matteo è il ragazzo etero bianco di cui parli, credo. No, ecco perché ho cercato di esatto. Capisco. Poi io sono una stupida bionda, capito? Quindi sono proprio il più bianco di tutti. Noi abbiamo Angelo, intanto, che sta a sentire tutte queste nostre cose, queste idee. Ma Angelo, intanto, io volevo dirti grazie per questo tuo. Mi dispiace che è così complesso parlarci, però. Ma adesso se ci risolviamo. Sei, batti un colpo. Ora risolviamo tutto. Non c'è più. Perfetto, meno male, è arrivato, grazie a voi, ha detto grazie. Dopo a voi. Quindi Angelo, noi ti salutiamo, grazie di seguirci, ora io sentite. Prendo a martellate questo telefono, così le prossime telefonate saranno pazzesche, sì, niente, intanto ciao Angelo, buona serata. Ciao. Perfetto. Ciao. Ecco, bene, adesso quindi, io do fuoco al computer, tra poco, mi vedrete sparire un attimo e rompere ciao, tutto. Dopo. Comunque quello che diceva Guglielmo, forse, cioè il punto è che però oggi per un ragazzo... Cioè è difficile capire come muoversi perché c'è sempre il rischio che magari fai un po' troppo e allora poi per paura di fare un po' troppo fai poco e quindi c'è questa difficoltà nell'approccio. Che sia chiaro, ci stanno sempre i pezzi di... Vabbè, quegli stronzi è pieno il mondo. Ma non credo che sia... Non credo che lì entri il discorso di genere. No. Secondo me ad oggi però... Vedo che un sacco di ragazzi ai quali viene chiesto o che viene detto loro devono dimostrare i loro sentimenti, devono essere quelli che fanno capire cosa vogliono. Chi è che sta ballando il liscio? No, oggi Matteo Bruno gliela fa, ragazzi. No, ragazzi, non avete capito cosa sta succedendo, è posseduto, è tutto bellissimo. Però niente, dicevo che oggi esiste anche una categoria di ragazzi che hanno le difficoltà relazionali e che secondo me
è come se non riuscissero a comprendere quale sia il loro ruolo ad oggi, se sono troppo sensibili non sono abbastanza appetibili, se sono troppo stronzi sono troppo stronzi, non capiscono come fare a piacere, e anche lì la risposta è sempre la stessa: se funziona, se sono rose fioriranno, altrimenti è inutile che ci butti la merda sopra, non cresce niente. Ma infatti sì, poi quello che ho detto io anche l'altra volta, la prima puntata, tutto con più relax. Non Vi stai... posso dire una cosa fondamentale? Sento Vai. Che questa situazione che è complessa, forse sin da subito, ci richiederà a un certo punto di utilizzare il nostro, sì, la nostra Bibbia, la Bibbia delle emozioni, sì, il nostro 3 metri sopra il cielo. Però prima di farlo io voglio lanciare il sondaggio, così iniziamo a, no, buttare giù le cose. Allora io voglio che in questo sondaggio ci sia la stupida idea di Marco Cioni, perché è fondamentale avere prima un'idea stupida e poi un'idea, no, poi parliamo, nel senso, Guglielmo, tu qui sei accanto a me in questa scelta perché sei l'ospite di base. Io direi che un'opzione potrebbe essere analizza il problema, cioè quindi un generico capisciti, ascoltati, no? E l'altra opzione potrebbe essere trovati un ragazzi senza ex, oppure se tu hai questa è la proposta di Marco, che poi è pratica, secondo me è molto pratica, cioè, è molto Ikea e Decathlon, cioè tipo vai diretto, secco, ragazzi senza ex, gli chiedi, senti, tu c'è, dopo che sei uscito 3 volte, no, così, no, sì, rilassandoti, hai degli ex importanti? Sì, e allora è quindi stato bello, è stato un bombò. Che è molto in linea con Scrubs, nel senso, JD potrebbe ricevere un consiglio del genere, potrebbe vivere un consiglio del genere, quindi forse ha senso, vediamo cosa dice la gente. La domanda, sai cosa sarebbe invece più interessante come poll? Perché sennò così è più... Però se vogliamo veramente fare un discorso serio, vai. È meglio lavorare su se stessi o è meglio lavorare sugli altri? Cioè, ti torna più utile trovare effettivamente questo equilibrio o sviluppare un occhio nel comprendere chi è davanti? È ovvio che tutte e due le cose sono importanti, però sarebbe interessante capire, secondo le persone, qual è la cosa che la priorità. Io quoto Guglielmo, nel frattempo dico che Marghe 1993 ha regalato 10 abbonamenti, quindi Margherita, pazzesca, una signora. E quindi facciamo partire questo sondaggio, quindi per i Guglielmo, tiralo fuori in maniera semplice, in modo che i moderatori era possano... Era facilissimo, okay. L'opzione 1 è lavora su te stessa. Esatto. L'opzione 2 è lavora sugli altri. Quindi cosa deve fare questa ragazza? Esatto. Lavorare su se stesso o lavorare sugli altri. Mi piace altri. Guglielmo, bravo. Tu bravo, sei proprio... Questo è proprio il mio pane quotidiano, ragazzi. Ma infatti, guardate, io l'ho detto, Guglielmo è proprio perfetto, perché lui ce l'ha proprio dentro questa cosa. Io ormai ne parlo. Deve solo imparare a applicarlo su se stesso. Sì. No, ma ormai guarda che lo applico. Ma infatti, per fortuna, non devo parlare della mia vita sentimentale. Andiamo avanti, ragazzi. Abbiamo un contributo, giusto? No. Adesso sulla tua vita sentimentale. Aspettiamo che questo sondaggio faccia il suo lavoro. E poi, secondo me, a un certo punto ricorreremo alla nostra sacra Bibbia, che è questo. Tu, nel senso, cioè, capisci quanto è importante questo momento, no? Tu lo apri. L'ho letto. Ecco. In passato. Come mai? Posso Quante chiederti volte? Come mai? Il momento intervista. L'hai letto per capire cosa non bisogna fare quando si scrive un libro? Allora, io l'ho letto perché solitamente io leggo quasi tutti i casi letterari, specialmente se sono molto criticati, perché sono curioso di vedere che cos'è che uno è criticabile e due che cos'è che affascina. Stai attento, perché per noi questa è la Bibbia, quindi occhio a quello che dici. È un altro caso letterario, cioè vuol dire... Attenzione. Ci dissociamo in casa da questa io non lo so. Affermazione. La Bibbia è il libro più venduto al mondo, quindi se non è un caso quello. E quello meno letto, tra l'altro, credo. Ah, è vero. Scusate, volevo ricordare alla chat che il sondaggio è in cima alla chat. Dovete cliccare sull'opzione che avete scelto e poi cliccare su vota. Grazie. Ma questa roba da supermercato, questo è Giovanni Santocito che si prende delle libertà. Però bravo, dovreste farlo più spesso. La voce di Dio. Io vi dico che intanto la chat si sta muovendo in maniera abbastanza uniforme su lavora su se stessa, ma vediamo su te stessa, sì, vediamo come proseguirà. E nel frattempo io cerco cioè mi faccio ispirare dal Messia supremo. E nel dubbio, quando lavori su te stessa, fatti lui.
fatti un cagnolino. Ammazza, hanno un amore. Ma e non... soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale anche per questo cagnolino. Guldo, se potessi adesso tornerebbe dal suo ex, ma Guglielmo non lo fa uscire. Sono io il suo ex. Ah, stiamo tornando a dei metodi di una YouTube di una volta, i cagnolini, i gattini, i queste bambini. Cose che... sì, 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 sì. Allora, io direi che mentre il sondaggio finisce, per me possiamo già partire a leggere cosa ci dice il Supremo. Ti prego, facci sognare. Matteo, metti la musica, per favore. Giovanni, vai. Metti la musica. Il giorno dopo, Babi si sveglia. E mentre sotto la doccia le ultime tracce salate abbandonano i suoi capelli, ripensa ancora emozionata alla sera prima. Fa colazione, saluta sua madre e monta in macchina con Daniela, pronta per andare a scuola come ogni mattina. Suo padre si ferma al semaforo sotto il ponte di Corso Francia. Babi è ancora insonnolita e distratta quando improvvisamente la vede. Non crede... mi dissocio. È di giorno, di mattina. Non crede ai suoi occhi. In alto, più in alto di tutte, sulla bianca colonna del ponte, una scritta domina le altre, incancellabile. È lì, sul freddo marmo, azzurra come i suoi occhi, bella come l'ha sempre desiderata. Il suo cuore comincia a battere veloce. Per un attimo le sembra che tutti possano sentirla, tutti possono leggere quella frase, proprio come sta facendo lei in quel momento. È lì in alto, irraggiungibile, lì dove solo gli innamorati arrivano. Io e te, 3 metri sopra il cielo. Cioè, scusa, mi stai facendo capire che noi a caso abbiamo beccato questo momento? io ho aperto a caso e il Moccia si è impossessato di me e come mero tramite... No. Ha parlato. Marco, è che c'hai proprio il segnalibro, l'avrai letta così tante volte quella frase che il tuo libro sottolineato con l'evidenziatore. Può essere che sia anche il questo. C'è messo. Ora Guglielmo Scilla, tu che sei ospite, sei qui, ti chiedo per favore, come il Messia, prendi la parabola e spezzala per tutte le persone in chat. Ce l'ho. Allora, vogliamo fare un'analisi di cosa questo testo ci sta raccontando, un pochino come se fosse un Vangelo aperto a caso durante una messa? Vai. Va bene, è molto semplice, noi a volte idealizziamo qualcuno che in realtà è semplicemente un coglione che fa le scritte per strada, ok? Cioè, quindi, di base... Mette i cartelli. Mentre ascoltavo questa roba qui, ho pensato... Noi ci rendiamo conto che abbiamo le ragazze hanno percepito, come si chiamava lui, Rembrandt, come si chiamava Robby? Babi e Stepney. Salutiamo Stepney. Babi e Step, ok. Step, che era questo figo, vi ricordate Scamarcio? Cioè, insomma, questo bello dannato. In realtà crescendo era solo un coglione che faceva le scritte per strada, che manco... Cioè, per me fa le scritte per strada, cioè sul marmo poi, mortacci. No, ma è come se avessi un tatuaggio in fronte con su scritto hashtag inscopabile. Quindi, che cosa vuol dire? L'inchiavabilità di Step, tu non la puoi vedere perché occhi dell'amore filtrano qualsiasi cosa e qualsiasi cosa ci sembra meravigliosa. Quindi, togliti questo paio di lenti a contatto rosa e incomincia a capire che quella lì è semplicemente la scritta di un vandalo. Che quindi molto probabilmente non è che stiamo parlando di una persona meravigliosa, ma che devi imparare a riconoscere le persone per quello che sono, che è quello che abbiamo detto sin dall'inizio. Quindi forse alla fine, Guglielmo Scilla, una scintilla di rincoglionitaggine c'è anche nella persona che è Babi, però sento di poter dire. No, certo, nel senso... Il problema non è solo Stepney, ma è anche sì. Babi. Cioè, allora vado io con la magica conclusione e finiamo sto martirio dei sentimenti. Attenzione, che succede? Benedetta è uscita di entrata, sì. Allora, qui, quindi, il punto finale è il mondo è pieno di step che fanno le scritte sui muri e quelli non se ne andranno mai, però il mondo può essere meno pieno di persone che si invaghiscono di questi idioti e possono arrivare a capire che sono solo dei tizi che a bomboletta che fanno la scritta che poi ci rompe il cazzo per anni con io e te 3 metri sopra il cielo e portano dei disperati trentenni a fare un format su Twitch che si chiama addirittura 3 metri sopra Twitch. Pensa che hai fatto.
Io mi dissocio interamente da tutto quello che è stato detto, signor Moccia, la prego, no, non mi scomunichi. No, ma che c'entra? Io sto parlando di Step, cioè Moccia è talmente forte che ha creato nel nostro immaginario un personaggio... Un cattivo, così, dici tu. Un cattivo, è giusto, lui è un antagonista, cioè lui è proprio altro che... vabbè. Ma no, invece ti fa capire proprio come lui ha catturato una generazione estremamente giovane. E come... e come effettivamente sia il tempo che poi ti permetterà di dare il giusto peso forse a quella cosa che te era sembrata così assurda e che, perdonami, era solo una scritta su un muro. E quindi, tra parentesi, come hai fatto a scriverla lì? Per chi non lo sapesse, rischi la vita. Impossibile, impossibile. A fare quella tipo di scritta su quel muro. Ma per amore, cioè... questo è altro. Quindi qual è la soluzione, Matteo? Quindi arriviamo al risultato del sondaggio che... con l'89%, quindi 871 persone, dice lavora su te stessa. Su te stessa. Ah, bravi, bellissimo, ragazzi. Grazie, sono felice perché comunque con un percorso intricato siamo arrivati a una roba che, in cui io credo molto. Che bello, ragazzi. Ti prego poi, ragazza, facci sapere se sei riuscita a lavorare su te stessa, se hai trovato quella persona che nonostante gli ex ha saputo amarti come tu meriti. Esatto. Detto questo, nella speranza che Benedetta prima o poi torni tra noi e non sia solo uno schermo nero, no, se n'è appena andata. No, Benedetta è andata a cancellare la scritta che ha fatto lei. Esatto. Da scema. Eccola, è tornata. Sentivo però. Cioè... Ah, perfetto. Okay. Visto che siamo circa a un'ora di live, siamo solo al primo messaggio, direi, Matteo Bruno, se sei d'accordo, di andare diretti con il secondo messaggio. Come le bestie. Andiamo. Come le Vai. Bestie. Ciao cani, ho un amico con benefici, per dirla elegantemente, e credo di stare iniziando a provare qualcosa per lui, però lui pensa ancora alla sua ex, con cui è stato 5 anni. No, ancora! Consigli? Cosa dovrei fare? Grazie. Scusatemi, prima di dire tutto, io voglio dire una sola cosa, oggi coniugherò un termine pazzesco, bombo amico. Bombo amico, bomba amico, bomba amico, bomba amico, perfetto. Guarda, detto questo, veramente il termine corretto. Grazie, Benedetta, prego. Allora, io prima cosa non ho capito se lei è stata con questo tizio, cioè se era l'amica di letto di questo tizio mentre lui era con la sua ex oppure no. Però non mi sembra mio no, dubbio no. Del momento. Tu perché cerchi sempre il beautiful, il ghost, ma non c'è. Esatto, non c'è. Ok. Allora, io vorrei analizzare questo problema con la scena che ho scelto e pregherei la regia di metterla. Che garbo! Mamma mia, una signora. Grazie, regia. Grazie. Vabbè. Oh, che bello sto film, mi piace un sacco. Bravissimo lui, Justin Timberlake. Come mi hai trovato? Anche lei è molto brava. L'unico posto in cui il cellulare non prende. Già. Perché continui a evitarmi? Io no. Davvero? Andiamo, Jane. Beh, Dylan, non so se ti risulta, ma io sono seriamente disturbata. Nemmeno Magnum P.I. potrebbe risolvere il casino che ho in testa. Magnum P.I. Oddio, mi dispiace. Quindi adesso vado a vedere se riesco a sistemare il casino che ho in testa, se è ancora possibile. Io non dovevo dirlo. Senti, volevo solo levarmi di torno mia sorella. Credeva che ci piacessimo. Sì, anch'io, Dylan. Credevo che fossimo amici, ma gli amici non vanno in giro a sparlare di te. Il che vuol dire che io e te non siamo mai stati amici. La sola cosa che volevi era entrarmi nelle mutande. Cosa? Ti sei fiondato da me l'altra sera a casa dei tuoi. Hai scrocchiato il collo, credevo che mi mandassi un segnale, ne abbiamo parlato. Oh, ma che cavolo dici? Tu mi hai tolto l'accappatoio, upsì, ti ricordi? Sì, e poi te la sei squagliata, upsì, questo te lo ricordi? Frena, sei furiosa con me perché non ti ho coccolato. Oh. Ma non era proprio quello che noi volevamo evitare fin dall'inizio. Tu volevi questo. Io volevo questo. È colpa mia. Oddio, sei proprio come tutti gli altri. La cosa triste è che io credevo che tu fossi diverso. Diverso da cosa? Non sono il tuo fidanzato, sono un tuo amico. Beh, con un amico come te non servono nemici. Mazza. Ammazza, oh, che chiusura. Gli ha fatto proprio... Oh, biatch. Oh. Allora, io premesso che non credo nell'amicizia di letto... Brava. Quindi non ci credo. Perché guarda, però? L'amicizia di letto crede in noi, però fidati. Guglielmo, fai dire a Benedetta il scusa, suo. Scusa. Vi spiego perché. Perché proprio come Jamie e Harper, che hanno iniziato una storia d'amore, cioè una storia d'amore, una storia di amicizia di letto consapevolmente, cioè bomba entrambi. Amicizia.
bomba amicizia, va bene, è un altro termine coniato. Entrambi volevano quella bomba amicizia, però poi si sono accorti che stavano bene insieme e quindi man mano che è passato del tempo qualcuno, in questo caso entrambi, ha iniziato a provare dei sentimenti e si è subito trasformato in amore. Cioè loro credevano di essere in una bomba amicizia, ma in realtà quella che vivevano era una storia d'amore classica. E qui la nostra amica però, qual è il suo problema? È che non sa, e siccome non ha esternato i suoi sentimenti verso l'altra persona, non sa effettivamente cosa prova realmente quell'altra persona. Se lei si è accorta che ci sta bene, che questa storia dura nel tempo, secondo me deve provarci, deve cercare di far capire all'altra persona quello che prova. Dichiararsi. Deve dichiararsi, esatto. Wow. Perché non può andare avanti così questa bomba amicizia. Lei soffre troppo. Allora, prima di dare sfogo a, che vedo Guglielmo che freme, leggo un attimo le donazioni. Matteo Rinaldi, donando un euro, dice: quello che mi chiedo io è, forse riferito a prima, ma tanto secondo me è un commento che si adatta a tutto, perché questa ricerca così assidua di qualcuno con cui stare? Stare da soli non è poi così terribile, ma come diceva Guglielmo, devi saperci stare da solo, perché non è facile. Mimmuz96 dice, donando 3 euro, ciao cani, ciao ospite. Lineare. E Lele Forni 11 dice, dando 3 ore e 50, Gu, insegnaci la vita. Quindi Gu, ma insegnaci la vita. No, ma io devo imparare tutto dalla vita, ragazzi. Gu, insegnaci la vita e dici cosa ne pensi tu delle bombe amicizie. Ci credi? Sì, io credo nelle bombe amicizie e credo che sono fatte per durare fino a un certo punto, cioè come tutte quante le amicizie instabili prima o poi devono finire, quindi sono più delle bombe a frequentazioni, io chiamerei. Amicizia è proprio l'ultima cosa che dovresti infilarci. Ma infatti è quello il problema, esatto, sono d'accordo. Seconda cosa, le bombe amicizie perfette funzionano quando in realtà non c'è abbastanza interesse, ma nemmeno abbastanza disgusto, cioè c'è quella però un po' ce n'è di disgusto, una via di mezzo. Quella via di mezzo, quella accontentarsi, e anzi soprattutto le bombe amicizie ti permettono di poterti sfogare e liberare particolarmente dal punto di vista bombuale. Perché? Perché automaticamente, non avendo quell'interesse, non porti tutto il carico di insicurezze che hai, e quindi solitamente a letto si è più liberi. Qual è il problema per esempio di questo film, che è un film? Ok, i due che sono perfetti per stare insieme molto difficilmente fanno una bomba amicizia. Poi ci sarà quel caso sul milione, ma la mia domanda è, e la voglio fare a voi ragazzi, com'è possibile che questa ragazza sappia, in quanto diciamo bomba amica, che questo qui pensi ancora all'ex? Infatti questo lo ha esternato. E questi sono messaggi che parlano, vuol dire che parlano soprattutto. Se ha un interesse nei tuoi confronti, non te sta a parlare dell'ex, perché altrimenti... Vabbè, però può essere mentre anche state un minimo scopà, di far... probabilmente. No, no, secondo me è un minimo di far ingelosire l'altra persona. No, magari no. Lui gli ha lanciato un... Ma tu hai... ok, brava. Allora, in quel caso non hai tempo per una persona che fa ste cagate. No, infatti, in quel caso devi fuggire a gambe levate. Io voglio dire la mia, perché io mi associo totalmente. Intanto ringraziamo Margherita 1993 che ha regalato altri 5 abbonamenti. Oggi è mamma, una signora, raga, striscia la carta così come se non fosse niente. Allora, non credo nelle bombe amicizie, ma non perché non ci sia la possibilità di avere una relazione di sesso con una persona, perché la componente amicizia che è una grossa menzogna. È una menzogna, perché gli amici non si usano così, perché poi alla fin fine, Guglielmo, adesso io qui dirò questa cosa, un pochino è usarsi, un pochino, nel senso, poi se tutti e due sono consenzienti e ci sta, va benissimo, però se tu non hai interesse, aspetta, se tu non hai interesse verso una persona e però poi ci stai a letto, per come la vedo io, senza giudizio nei confronti di cioè non c'è un giudizio e dire ah siete delle merde perché vi usate, no, siete consenzienti, lo fate, vi state divertendo. Però di base, secondo me, l'amicizia non c'entra un cazzo in questo tipo di relazione, perché cioè, l'amico è uno da cui vai se c'hai dei problemi, e tu il problema è che se poi vai da questa persona quando hai dei problemi probabilmente ti c'è affezioni, e quindi tutta la relazione finisce perché se ti affezioni trovi nella situazione in cui è questa ragazza. Quindi no, per me
È una stronzata la bomba amicizia. Marco, ce l'hai mai avuto una bomba amicizia? No. Ma perché non ci crede, non è una cosa in cui vorrei entrare mai. Cioè, per me, se la persona mi piace, punto a stare con quella persona. Se non mi piace, non mi accontento di fare roba nel frattempo. Marco, io ho 7 squadre di calcio di bomba amici, quindi fidati che so come funziona. Salutiamo tutti i bomba amici che ci seguono. Salutiamo il Parma, salutiamo la Sampdoria. No, no, a parte gli scherzi. In realtà, innanzitutto il discorso dell'usarsi è molto naif, perché allora se la devi mettere così, ti usi anche con il tuo collega di lavoro quando state parlando, perché ti serve semplicemente per portare uno stipendio a casa, ti usi per tanti, cioè puoi tirar fuori... È diverso però, perché io ho colleghi di lavoro, nel nostro caso no, perché noi siamo tutti amici, vabbè. Però sul lavoro c'hai i colleghi di lavoro che semplicemente ci stai insieme perché ci devi stare, male ti stanno sul cazzo, però è un fine che giustifica, cioè il mezzo giustifica il fine. E invece c'è colleghi di lavoro con cui poi sviluppi un'amicizia, che sono di meno. Io non credo in questa cosa perché penso che l'amicizia sia tutt'altra cosa. Un sentimento... Zio, posso dire una cosa? Tu, secondo me, c'è una lettura di amicizia molto alla Toy Story. Hai un amico in me. È quella che io voglio. E poi nella scopa amicizia hai un amico in me a un certo punto. In certa fase. Letteralmente, però, bravo. Grazie mille. Però voglio dire, no? È bellissimo. Va fatto, non credo. Alla fine ho citato... C'è stata una canzone bellissima che a me commuove ogni volta. Quindi, secondo me, nella bomba amicizia c'è solo la grossa difficoltà di avere sempre quella lucidità e quella sincerità del dirsi vogliamo fare proprio questa cosa, solo bombò. E ovviamente sì, però è impossibile. Se poi nella bomba amicizia uno dei due si trova un'altra persona con cui vuole stare solo con quella persona, vabbè, cosa succede? Dice di no all'altra persona, e quindi non è amicizia, non può essere amicizia, vabbè, ma con la persona iniziale. Capito, perché improvvisamente è solo una situazione di comodo che non ragazzi, può durare. Cioè, ma qui stiamo sentendo i pareri del tizio che si è sposato ed è questa qui che è da 15.000 anni. Che sta la cosa bella è che voi due siete soli. Mentre il Tyrannosaurus Rex si moriva per un sottomiterite, tu dicevi che vuoi fidanzare con me, cioè nel senso, ragazzi, possiamo parlare di Matteo? Okay. Silvia Melli in chat dice: Guglielmo, io ne vorrei avere 7 squadre di calcio, lasciamene una. Che sembri chissà che cosa, però in realtà, nei miei casi, a me è capitato di frequentare delle persone nei confronti delle quali c'era un tiepido interesse, e per assurdo alla fine mi divertivo molto di più a esserci amico che ad andarci a letto, a fare una chiacchiera, ma è ovvio che non è amicizia. Che non ero capace. Ragazzi, no, se vuoi, cioè nel senso... No, guarda, grazie. No, esatto, non ho un righello, però voglio dire... Il righello è uno strumento della misurazione di America. No, però questo per dire che in realtà esistono rapporti dove sì, ci si piaciucchia. Guarda per esempio il caso della ragazza di prima, cioè i ragazzi avevano un interesse nei suoi confronti, immagino che abbiano, a parte senza coniugazione, a parte bombò suona malissimo, vabbè, a parte bombò, questi qui comunque sicuramente avranno dato a livello umano modo, esatto, di... Ed è okay, lì che però si rompe tutto, secondo me. Ma perché poi ti affezioni e entri il circolo della morte. Però ci sono tre cose che secondo me creano la coppia. E dalla prima ci deve essere un'attrazione fisica. Dall'altra un'attrazione mentale. E nell'altra ci deve essere una chimica magica che attira le persone. Reciproca, soprattutto. Sì, esatto, reciproca. Solitamente manca la terza, quindi tu puoi continuare ad avere questa intesa a letto, puoi sicuramente divertirti a fare chiacchiera, ma se quella persona non ti fagocita per non sai quale motivo, che non è legato al sesso, non è legato a quello che dice, anzi trasforma anche il sesso che non deve per forza essere un porno anni non so come dire, una roba proprio super splatter, o anche una conversazione che non deve per forza essere sui massimi sistemi, la trasforma in speciale, e quella lì è quella forma di magia che se non c'è può permettere la creazione di queste cose. Scusate, prima di passare alle telefonate io dirò solo una cosa: quello che non capisco io e che vorrei che mi rispondessero anche nelle telefonate è:
se io ci bombo e sto bene, se io ci parlo e sto bene, ma perché allora è una bomba amicizia? Capisci qual è il problema? Vuol dire che alla fine non è una relazione bene, stabile. Non vedo il senso di stare bene con una persona a livello d'amicizia, a livello di bombo. Cos'è? Manca la terza. Io ci vedo un amore, paura, se no, secondo me è paura di buttarsi nella relazione. Rispondi, ragazzi, quanto ve ma voi ringraziate Dio che siete fidanzati, perché da single veramente sareste da recupero, da recupero veramente. Io sposo molto la scuola di Guglielmo della scintillina magica inspiegabile, che se non c'è sta è molto bello invece dirsi: oh, senti, stiamo a fare una cosa sportiva, famo una cosa sportiva. Poi sportiva. Se scatta il problema del oh mio Dio, ci sto sotto, lì ti poni delle domande e ti dai delle risposte. Però in anche questo caso la ragazza ha questo problema. Marco Cioni, che stai dicendo? Che vai tutta... Sì, dai, passiamo alle chiamate. Ecco, basta. Bravo, okay. Mi piace. Oh, speriamo che funzioni tutto. Io qua ho provato a premere dei tasti, vediamo che succede. Paura. A caso? A casissimo, rispondo, vado. Vai. Prego. Pronto? Ciao, pronto? Chi sei? Ciao Andrea, il mod. Andrea il mod, grazie Andrea innanzitutto. Grazie a voi. No, niente, tutto bene, grazie. Bella la live come al solito. Oggi ho detto provo a salutare un po' a chiamarino per una volta. Cosa ne pensi di questa situazione? Allora, io ho un'esperienza passata a riguardo. E secondo me, se tu dici che ti piace quando ci parli, ti piace quando bombò, e alla fine ci stai bene, questa storia finirà male se non si evolve. Grazie. Perché arriverà in il momento in cui uno dei due, e in questo caso penso più lei, dirà provo qualcosa, e lì, ve lo dico per esperienza, va tutto all'aria, tutto quanto. Posso farti una domanda, Andrea? Eri tu a provare o lei l'altra persona? Io. Insomma, io assolutamente. E tu inizialmente la partita come una bomba amicizia, o già c'era un interesse, ma pur di starci hai accettato? Non c'era un interesse. Quindi l'hai scoperto durante. Sì. Ragazzi, però, ma perché secondo me, pienamente d'accordo. Che se poi, cioè, secondo me, con il rapporto fisico, poi io non ho esperienza, quindi mi metto dal punto di vista di uno che non ha grande esperienza da questo punto di vista, però per quello che penso io è che il rapporto fisico si porta sempre dietro per forza a un certo punto il sentimento, e quindi come fai a tenerli separati? Cioè, come provare a separare, cioè non sono acqua e olio, capito? Sono acqua e arena. Ti dico solo che io e Matteo avevamo la stessa faccia mentre tu dicevi il rapporto fisico si porta sempre qualche cosa, eravamo così. Per me è così. Cioè, ragazzi, perché il rapporto fisico è la versione super estrema della stretta di mano, che può essere poi in una due persone un bacio, che poi può essere un bombone. Tremendo, ma non è vero mai. Ragazzi, è quella roba per cui senti se c'è un incastro, se c'è una roba, quindi non è per forza correlato poi a sentire dei sentimenti profondissimi. E che anzi ti permette di vedere quando è diversa quella roba. Può essere proprio la cartina tornasole di un qualcosa di più profondo. Andrea, scusa, nel tuo caso come è finita? Nel senso, tu a un certo punto hai provato quindi dei sentimenti, dopo quanto? In realtà pochino. No, in questo momento sono passati 12-13 anni, quindi non è che me lo ricordo benissimo, posso dire la verità, cioè, non mi ricordo le tempistiche perfette. A fine dei giochi, è finita. No, è finita che io ho fatto provo qualcosa e lei mi ha fatto te piscio e fine. Però posso dirti che almeno sei libero ora, cioè ora da tanto, però insomma ti sei liberato di un qualcosa che ti imprigionava. Non sono pentito di averlo detto. Ho detto, però per la mia esperienza, cioè se già parti da questo presupposto finisce così. Vabbè, ma era partito come bomba amicizia o era partita come frequentazione? No, era partito come bombò. Bravo. Quindi ve l'avete proprio detti, bombò e basta. Come nel film proprio Amici di Letto. Anche loro infatti sono partiti solo con bombò.
però poi è un film che deve vendere ai romantici come me, quindi alla fine si mette... Sì, però si sposa con le situazioni reali. Va bene, Andrea, grazie mille. Dai, di averci dato. Quindi la tua soluzione è dichiarati e viviti la vita. No, il discorso che faceva è molto intelligente. Senso, se parti così, per la mia esperienza finisce male. Ma se mai provi a fare quel passo, magari può anche finire bene, non è che io, nel senso, la mia esperienza vale come tutte, però se mai fai quel passo rimani in un limbo che non fa bene a nessuno. Bravo, sono completamente d'accordo. Buono. Dai, continua a moderare e a bannare chi osa scrivere cose sbagliate in chat. Torno, ciao, zio. Ma lo sto facendo tuttora. Ciao, belli, ciao. Vorrei rispondere mentre c'è già una telefonata subito. Ah, zio, guarda, ci sarà in due secondi, considera. Questo qui è su, dicendo Marco Cioni medioevo. Non è che se uno ha un'idea, allora per ma forza... rispondiamo al telefono, ragazzi, siamo pronti? Mamma mia, Marco Cioni, come te la prendi? Pronto? Ciao, ci senti? Ciao. Da dove ci chiami e chi sei? Sono Paola da Crotone. Ah, ciao Paola. Che dici? Cosa ne pensi, allora, di questa situazione? Stavo seguendo. Allora, io sono team Marco Cioni, già metto le mani avanti. Okay. Brava Paola. Perché? E poi volevo raccontarvi un po' quella che è la mia esperienza. Vai. Non diretta, ma indiretta, diciamo, su tutta la faccenda. Il mio attuale ragazzo, prima di stare con me, aveva una relazione di bombò, di bombò amici, con la sua... poi ex, diciamo, perché poi sono subentrata io, e anche in quel caso lì loro se l'erano detti, però lei fondamentalmente dopo poco aveva iniziato a provare qualcosa, e quindi diciamo che secondo me è inevitabile che prima o poi uno dei due scatta la magia, diciamo. Quindi la tua amica poi com'è finita? Dacci della positività, te ne prego. È positività, mica tanto, diciamo che ci è rimasta parecchio male. Perché è finita. È giusto, perché poi lui sta presa parecchio. Come fanno? Lei ci è rimasta male perché pensava che quella che, cioè, loro sono partiti con il senti, questa roba è solamente bombò, giusto? Sì, esatto. È solo bombò, scriviamolo nero su bianco. Sappi che io non sto cercando niente. Lei si è presa, e quando è andata da lui a dirgli lo sai che mi sono presa, ci è rimasta male che lui le ha detto quello che ti ho detto sin dall'inizio non è cambiato? Esatto, perché poi gli ha detto guarda, io nel mentre che c'era questa cosa con te, questa bomba amicizia, mi stavo anche frequentando con me poi con un'altra persona. E mamma mia, che pro, ragazzi. Quindi... questo mi fa concorrenza. No, dicevo, questo cosa ci insegna, ragazzi, se dobbiamo prendere un insegnamento da quello che sta venendo detto? Che nel momento in cui tu hai a che fare con una persona con la quale c'è solamente un interesse, diciamo, sessuale, ci sono degli effettivi segni che ti fanno capire che qualora tu dovessi cambiare improvvisamente idea, sappi che l'altra persona non l'ha cambiata. Quindi, per tornare al commento iniziale, perché non dimentichiamocelo, avevamo una ragazza, perché sennò va a finire che facciamo i massimi sistemi ma senza rispondere alle persone, una ragazza che ha un interesse nei confronti di quello che è il suo bomba amico, e che quindi dice non so se dirglielo o non dirglielo, e io sin dall'inizio ho fatto io spero con tutto il cuore che sia come in questo film, ma è molto difficile con una persona che ti parla di quanto ancora stia male con la sua ex, che ti dice che vuole solamente bombò, automaticamente ti dica oh ma sai che te dico, vai, però comunque glielo deve dire. Infatti, altrimenti dovrebbe lasciar perdere. Vabbè, senza dargli nessuno spiego. Con la consapevolezza, metti la cintura di sicurezza, certo. Attiva l'airbag, vai a fasto frontale. Cioè, nel senso, questo qua però bisogna anche dirlo. Poi al massimo verrai stupita al contrario, e te lo auguro con tutto il cuore, ok? Allora, sono d'accordo. Paola, grazie mille per averci... E aggiungo anche un'altra cosa. E sappi che il fatto che se questo qua ti dirà cotica, sappi che io cerco solamente bombò,
potrebbe trovare la Paola di turno in 2 giorni e non puoi rosicare, perché evidentemente Paola aveva qualcosa, ma non per merito di Paola, per un incastro loro. Anche per merito di Paola. No, ma non so se Paola hai capito cosa intendo, cioè nel senso è, sì, è una cosa, sì, che certo, si incastra, non è che sei brava tu e bravo lui o cose così. È la l'unica cosa, sì, l'unica cosa che bisogna fare in questi casi, ragazzi, è veramente non il ferire, ma il come, cioè gestire con intelligenza questa situazione, perché comunque hai a che fare con persone. Evitate di fare come me, non scomparite, non fate tutte quelle cose, no, che fate, no. Hey, comunque, grazie mille Paola, veramente. Grazie a voi, siete veramente fantastici. Dai, grazie mille. Ciao Paola. Ciao. Matteo, volevo leggere un commento, ciao, che ciao. Il Dehu dice: ciao a tutti, commento per la prima volta, quindi volevo dargli attenzione, spazio. Secondo me semplicemente le persone sono diverse tra loro, è rischioso fare una generalizzazione così, ok? Nel caso dei ragazzi in questione io le suggerirei in primis di capire cosa vuole davvero, avendo presente che una situazione simile possa non evolversi come desidera, quindi o lascia perdere o parla prendendo le proprie conseguenze, quello che abbiamo detto fino adesso, cioè sì, vatti a schiantare potenzialmente, cioè nel senso sali in macchina, potenzialmente sai che ti schianti, metti la cintura, questo è Twitch, ecco, è tutto metaforico, io mi dissocio, non sta dicendo di salire in macchina, no. Vabbè, era, ti metti la cintura, ho detto, ma è così, scusate, ma è così Twitch, nel senso dove no, diciamo che non lo sai, devi però dissociare sempre, nel dubbio di devi dissociare. Margherita ha regalato altri 10 abbonamenti. Margherita, ma sei pazza? Margherita Paris Hilton a 25 sì. Margherita, ma forse è veramente Paris Hilton, rispondete, che però dice rispondete a cosa, forse c'è un messaggio al che telefono, lei ha mandato al telefono. Ah, vai, rispondo, forse rispondo. È lei sicuro? Se è lei. Ti prego, dimmi che è Margherita. Pronto? Pronto? Ciao, non è Margherita. Chi sei? Mi chiamo Mattia, sono di Padova. Ciao Mattia di Padova. Ciao. Cosa ne pensi di questa situazione? Allora, secondo me c'è un problema alla base del discorso che stavate facendo, nel senso che fondamentalmente avete ragione entrambi, da entrambe le parti, per il semplice fatto che il problema è che in una bomba amicizia in teoria non ci dovrebbe essere nessun rapporto oltre alla bombata, in teoria, giusto? Al bombò. Quindi, vabbè, nel senso, non è che uno poi non se parla, si gira di spalle e si lancia dal balcone, cioè lì è un po' esagerato. Forse neanche idea, no, di come funziona proprio interrelazionale, cioè proprio non ho idea di come funziona, tipo ci sentiamo, ci vediamo da te, no, come funziona, non ne ho idea, però scusami. A caso. No, il senso era fondamentalmente nel momento in cui si inserisce qualunque altra cosa, che si parli di qualcosa di personale, anche solo come ti è andata la giornata, cosa è successo, cosa non è successo, a quel punto là non è solo l'aspetto, diciamo, fisico, ma si inserisce tutto il resto, che è la parte sentimentale e personale, ed è lì che si creano tutti i possibili disagi successivi, no? Guarda, ti posso dire, nel senso, io non la vedo così duale la cosa, cioè io non credo che in un rapporto esista semplicemente passione e testa, credo che esista anche, come quello che prima con Matteo dicevamo, quella sorta di friccichino, quella sorta di cose che si incastrano, per cui il chiedere a una persona come è andato, come non è andato, a me non coinvolge, non porta a determinati tipi di coinvolgimento, anzi mi sembra semplicemente carino. Perché? Perché un tempo in passato io avrei voluto avere il pulsante rosso dell'espulsione degli elicotteri, cioè finito tutto, lo premi e vieni lanciato nella stratosfera lontano da quel luogo. E invece io, forse col tempo, con l'età, con l'esperienza, con il mio amore per il calcio, sto scoprendo che in realtà esistono anche delle forme più ibride, che non portano da nessuna parte, sono d'accordo, ma basta però esserne consapevoli. Adesso una parte, però io poi forse adesso farò troppo il fatalista, ma il tuo tempo è limitato. Vale la pena sprecarsi a cose che non portano a nessuna parte? La pena no, il pene sì. Vabbè, io non la vedo così. Madonna, drop the mic. Mi dissocio, scusate, mi dissocio. Sì, sì, no, però ti ho visto sul palco con 10.000 persone sotto che urli ah e lanci tutto. Bravissimo. No, fatti gli scherzi. Hai ragione, Marco, e a volte ci penso anch'io, è una perdita di tempo. Ora, prima che sembri che io sto in giro con la borsettina a cercare, capito, carne giovane da divorare. Ora, non è così. Però è vero, diciamo che te la gestisci un po' tu,
L'importante è non prendersi in giro, l'importante è dare il giusto nome alle cose, dare il nome, dare un vero nome alle cose. E posso dire, comunque, nel momento in cui scatta il tarlo nel cervello del che cosa stiamo facendo, ci sto tenendo troppo, non capisco, secondo me conviene fare come diceva Andrea all'inizio, ti butti, vedi che succede, oh è male che va, è andata sta situazione del bonbon. Se è facile anche ricreare situazioni di bonbon, magari è più difficile trovare situazioni. E quello è il tempo che nessuno ti ridà, quello è il tempo che nessuno ti ridà, perché la sera invece di giocare alla play vai a fare una cena. Sì, sì, figura, non lo so, io non mi state convincendo tantissimo, però come posso convincere? Ragazzi, io sto ricevendo una telefonata importante, quindi vai. Che faccio? Ma c'è ancora il nostro utente collegato? Certo. Allora salutiamo, non mi ricordavo. C'è Mattia, ci senti ancora? C'è ancora? Sì, vi sento, mi stavo anche guardando in realtà. Ah, pazzesco. Sento, grazie mille, ho una telefonata importante. E quindi sì, vorrei un attimo condividerla con voi. Grazie Mattia. Ciao, buona serata. Ciao Mattia. Ragazzi, faccio solo i complimenti per tutto, che vi seguo sempre, siete grandissimi. Grazie mille, Mattia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Mamma mia, fammi vedere un po' che dice. Pronto? Sì, pronto, sono Adriano Santucci. Oddio, sì, mi dica. Ciao. No, salve. No, salve. Io volevo dire che ho sentito il messaggio della ragazza, no? Sì. E anch'io un po' sto vivendo la stessa cosa, diciamo, in questo tuo periodo, sì. Raccontaci. No, perché anch'io ho un amico con benefici, diciamo, ecco, lui fa palla. Adesso è un periodo, vabbè, non ci vediamo perché lui non sta bene. Ok. Sta un po' per conto suo. Lui fa parte del mio giro di lavoro, ecco. E non posso dire chi immagino. È abbastanza conosciuto. È famoso. Perfetto. Sì. E che tipo di benefici? Che tipo di benefici condividete, se posso? Ma benefici di lavoro, benefici. Ma adesso non posso andare in dettaglio. Solo che mi sono reso conto che lui sta avendo interesse per un'altra persona, una persona, non posso dire anche lui come si chiama, una persona alta, molto alta. Non si fa, ragazzi, siete sposati, non dovete avere interessi di amici con benefici. Scusa, giusto? Puoi dire a questo tuo amico al telefono che ha una figlia? Fare in realtà non so, sono un po' una compagna. Quindi se potete dare anche a me dei consigli. Ti daremo dei consigli. Sposato alto, tu sei sposato e alto? Io sono sposato e alto e chiederò al biondo e famoso di darti dei consigli e vediamo cosa ne esce, anche perché secondo me adesso la tua situazione potrebbe risolversi in maniera incredibile solo grazie a questa telefonata. No, in che senso tu sei sposato? Aspetta un attimo, tu sei sposato, ma conosci anche uno più... Guarda, non ti sento più tanto bene. Pronto, sì? Pronto, mi sa che tua figlia sta piangendo. Ci vediamo, ciao. È stato un piacere. Vedi, aiuto, pronto, sì? Ragazzi, le gag che preferisco sul nostro Twitch. Perfetto. Allora, però siamo arrivati alla conclusione di questo secondo messaggio. Siamo arrivati. Io volevo un attimo, siamo Fai arrivati, me lo sento, facciamo un recap, tornando al film, dobbiamo risolvere il problema di questa ragazza, tornando al film, quello che succede nella ragazza e nel ragazzo è che loro iniziano una relazione pensando di essere una buona amicizia, poi scoprono entrambi, prima uno, poi l'altro, di provare un sentimento verso l'altra persona. Che cosa è successo? Che uno delle due persone si è dichiarato e ha visto che cosa sarebbe successo nel dichiararsi all'altra persona. E è proprio questo il consiglio che voglio dare alla ragazza, cioè quello di dichiararsi oppure di lasciare stare, quindi di pisciarlo tra virgolette, di lasciar correre la storia, perché in entrambi i casi lei, se continua a stare con questo ragazzo, si preclude altre esperienze e altri amori. Brava, io sono d'accordo, quindi il sondaggio per te è dichiarati o piscialo.
Lascialo. Proprio. Ragazzi, in chat, Margherita, stiamo cercando di contattarla, la ragazza che ha donato tutti quegli abbonamenti, perché non è così facile riuscire perché riceviamo talmente tante chiamate che non è facile prendere quella giusta, quindi stiamo cercando, ragazzi, di arrivare al suo numero. Nel frattempo rispondete al sondaggio che è sopra la chat e dovete cliccare anche su vota, perché mi dicono che potrebbe essere un problema in relazione al fatto che la gente non capisce, deve anche cliccare vota dopo che ha cliccato l'opzione. Abbiamo anche imparato un'altra cosa importante, ragazzi, secondo me, da questo segmento. Cioè, so che stai per offendermi. No, funziona l'amore se entrambe, diciamo, le persone coinvolte in questa bomba amicizia sono strapagate due attori di base. Cioè, è molto, ragazzi, difficile. Ora, che sia criticabile o no, però sono realtà che esistono e che a volte sono ai danni di qualcuno, però in realtà di base, se io quello che dico è che se c'è un'onestà all'inizio e quindi non stiamo parlando con persone che quindi ti fanno la serenata, ti fanno la svelenata e poi giocano con i tuoi sentimenti, ma di persone che sono oneste e dirette, ti danno automaticamente il potere di scegliere. Vabbè, d'altronde, ragazzi, stiamo facendo un format che parla di questioni amorose e la vita non è solo quello mi piace, non quello è solo non mi favolette. Ma per fortuna ci sono commenti, cioè, veri, e che posso dirvi una cosa, ragazzi, metterò anche un secondo in prospettiva quelle che invece sono a volte delle cose che sono molto minori, cioè Marco Cioni che fa qui la sua morale su, secondo lui, le bombe amicizie. A parte che non è una morale. Comunque posso dire che secondo me voi due siete molto più romantici e illusi di quanto possiamo esserlo io e Benedetta, vero, perché poi voi non trovate, cioè il problema è che voi cercate qualcosa, questa scintilla, ma la scintilla chissà. Io d'ora in poi ti chiamerò Marco. È la terza punto di quindi posto. Alla fine posso chiamare sto sondaggio come è finito? Ti posso chiamare Marco Evo d'ora in poi? Marco Evo. Che vuol dire? Medio Evo, Marco Evo. Secondo me puoi chiamarmi così. Perché l'amore, come lo intendo io, sarà medievale. Forse è proprio quello che impedisce alle persone di essere felici oggi, perché vabbè, non c'è più. Cosa dovrebbe fare la nostra amica? La chat ha votato 606 persone, il 71% dice dichiarati. Quindi, cara amica, dichiarati. Prenditi questa responsabilità, fatti coraggio, vai da questa persona, digli quello che provi e poi come va, sappi, come ha detto Guglielmo, che c'è una senza possibilità forte, esatto, che non ci sia un risultato positivo per te, ma non è detto. Quindi, però almeno non sarai in quel limbo che diceva Andrea, che è la cosa peggiore. E non ti preludi soprattutto di incontrare nuove persone. Posso dire un'ultimissima cosa? La mia storia più bella è stata con il mio migliore amico. Io andai senza nessun tipo di aspettativa, mi dichiarai dopo tipo un anno di amicizia nella quale io mi struggevo e alla fine ha funzionato, ok? Non funziona sempre così, è rarissimo. È e soprattutto vero. In realtà col senno di poi io ero veramente pessimista e non vedevo le cose positive. Occhio a non essere ottimista e non vedere le cose negative, solo questo. Sono d'accordo. Passiamo, ragazzi, al terzo messaggio? Perché vai. Comunque anche qui quante cose ci sono qui. Andiamo, siamo pronti? Vado. Siamo pronti. Per quanto riguarda la mia situazione sentimentale al momento, io per 7 mesi circa sono stata con una splendida persona, classico amorone proprio da film, lui si è innamorato a prima vista, poi a un pranzo io gli ho passato la giardiniera di verdure e poi lì abbiamo capito che sarebbe successo qualcosa di bellissimo, una relazione molto sentita, molto voluta da entrambi e specialmente da lui, essendo anche la sua prima vera relazione seria, insomma. Ma questa bellissima persona ha molti demoni interiori che non ha ancora affrontato e poco prima di partire per le ferie che dovevamo fare insieme mi ha ghostato brutalmente. No. E questo dopo avermi presentato a tutta la sua famiglia, dopo aver detto di Briaco che voleva vivere con me.
è sparito, evitandomi come la peste bubonica, senza un motivo apparente. E quindi niente, bello, ho perso tipo nel giro di 3 settimane tutti i chili che ho preso in quarantena, quindi in realtà è stato ottimo per il mio peso forma, però chiaramente è passata anche una bella depressione, da cui sto cercando in ogni modo di uscire. Quindi boh, chiedo la vostra opinione su come gestire un momento del genere, cercando di trarne il meglio possibile quando ti si viene spezzato il cuore davanti senza una spiegazione e senza un motivo. Allora, grazie, dicevo, scusate, l'ho fermato. Allora, io qui sento di avere la scena giusta da cui partire, perché c'è proprio, va a delineare le stesse dinamiche, quindi pregherei la cara regia di far partire la scena e poi da lì partiamo per parlare. Gino l'hanno accompagnata in macchina, hai trovato Kelly? No, sarà tornato di là. Dici, magari è uscito un secondo a fumare? No, ho controllato. Sei sicuro? Sì. Perché hai quella faccia? Do un'occhiata anch'io. Ryan lo sa. Ma sì, eccolo ma... lì. Sparisci. Che hai detto? Che te ne devi andare. Stronzo. Contenta? Me ne posso andare? Perché? Che cavolo t'aspettavi? Pensavi di tirare a lucido il tuo delinquente personale e di portartelo dietro come un trofeo per fare la fica alla festa da figli di papà? Lo sai che non me ne frega niente. Ma non farmi ridere, volevi trasformarmi in un bambolotto come quello. Tu non sei come lui, sei una merda. E ho sbagliato a non capirlo subito. Ti sei svegliata. Adesso lo sai. Proprio la faccia da antipatico. Secondo me è un bono della Madonna, però vabbè. Perché Guglielmo è attirato dai maschi tossici. Tossici intesi come mascolinità tossica. E vabbè. Questa è la scena. Perché io ho voluto riportare la nostra memoria, nel frattempo tutta la chat è impazzita per Guldo perché si sentiva questo rumore di russaggio. Scusate, pazzesco. Ragazzi, scusate, tranquillo. Lo smuovo un pochino. Ma no, stava tranquillo. Allora, perché ho voluto far vedere questa scena? Perché Volcek, che non ho mai saputo come si pronunci, secondo me rappresenta la peggiore forma di uomo e di relazione e di personaggio che sia mai esistito nelle serie TV, perché lui è una persona che ovviamente ha dei demoni interiori, come diceva anche la ragazza nel nostro vocale, ma poi il problema è che questi demoni interiori li libera per devastare i sentimenti e la vita di tutte le persone che lo circondano, maschi e femmine, soprattutto donne in questo caso, perché sono quelle con cui si relaziona. Ora, ho scelto questa scena perché per me, soprattutto poi quando entra il ghosting, che secondo me andrebbe inserito come tortura nei tribunali di Ginevra, cioè proprio dovrebbe essere messo al bando dalla possibilità umana, tu hai una sola risposta per questa persona. Per me deve essere uno schiaffo in faccia come quello di Marissa e un vaffanculo che inizia qui e finisce in Papua Nuova Guinea, punto. Non ci sono tanti giri di parole, tante cose. Uno che ti presenta la famiglia da ubriaco, poi vabbè, pure tu che dai valore a cose da ubriaco, ma va bene, ti dichiara il suo amore pazzesco e poi ti ghosta, cioè neanche ti lascia, ti sparisce nel nulla. Merita qualcosa? Zero. Come Volcek, uno schiaffo in faccia. Io questo dico. Posso dire che mi piace tantissimo il suono di Guldo sotto. Sì, anche a me. Sto smuovendo, ma non ci riesco. Mi piace anche che tu provi a spostarti un po' per allontanare il microfono. Esatto. Con le tue magiche cuffie da gamer. Pazzesco. Niente, Guldo. Allora, prego. Secondo me qui però i problemi, cioè le possibili spiegazioni di questo suo atteggiamento di ghosting sono o che lui non è emotivamente stabile, cioè emotivamente disposto per vivere la relazione con questa ragazza, se ne è accorto troppo tardi quando ormai la frittata era fatta e quindi ha preferito sparire semplicemente perché non voleva che sei un codardo, esatto, codardo. Le palle. Un codardo,
oppure ha un altro motivo, o ha conosciuto qualcun'altra e quindi è codardo, sparito. Posso dire comunque sempre codardo. Infatti è sempre o comunque codardo, va nel torto lui. O un'altra cosa. Dici un'altra cosa. O codardo o fortemente irrispettoso, cioè lui ha un alto interesse e non prova minimamente la responsabilità nella propria, nel proprio essere immaturo, di dover minimamente qualcosa a qualcun altro. Quindi da una parte ha paura, potrebbe aver paura, quindi l'ansia di avere una consapevolezza di aver sbagliato e di non voler affrontare quella roba lì, perché il proprio ego non vuole riconoscere di aver sbagliato, ma dall'altra parte invece potrebbe semplicemente essere in completo denial e quindi essere tipo: senti, non me va, lo so, sbaglio, sì, ma non mi va, mi pesa. Tu prima hai parlato di ghosting e ti chiedo, quindi puoi anche dire no, non mi va di parlare. No, io ma posso parlare tranquillamente. Da persona che, quindi a me non mi è mai capitato di ghostare. Quando a te, magari le poche volte ti è capitato, anche solo una volta, cos'è che ti spinge a fare una cosa del genere? Allora, per me il ghosting entra innanzitutto in situazioni che non sono relazioni, cioè nel senso in situazioni per cui se ci stiamo scrivendo, fai finta, ok, ciao, piacere, quello che te pare, e poi io non ti rispondo per un giorno, due giorni, cioè nel senso io non rispondo per uno o due giorni a mia mamma, figurati se io rispondo a te. Lì è perché non è neanche... Cadono, ma non mi verrebbe... Nata la relazione, esatto. Cioè non dopo sette mesi, dopo che tu hai promesso all'altra persona di voler passare la vita con lei. Qui è un criminale, ecco, io facevo delle battute, più che altro io è un discorso di ti conosci, magari puoi andare a bere qualcosa insieme e poi un po' sparisci, ok, scusami se non ti sto dicendo, senti, non è andata, trai anche le tue conclusioni, voglio dire. Anche perché posso dire una cosa, la vita non è tutta un esame, non è che ogni cosa che fai devi dire guarda è andato da 6 questo, spiegare, esatto. Da 12, non romper cazzo. Però, cioè... però ti posso rispondere, le cose sono, uno, ed è sbagliatissimo, a volte l'imbarazzo di ferire la persona. No, certo. Due, potrebbe essere anche il discorso di fare, che ne so, che magari... Però lo sai che in realtà sparire è peggio. È vero, lo sai nel momento in cui poi ti viene fatto pesare, ma nel momento, a volte a me viene pure da pensare, sì, ma uno non ci penso, me lo dimentico, e poi ragazzi, voi mi conoscete, ma io rispondo ai vostri messaggi. No, ma infatti, infatti vengo qui, amici, cioè... vengo qui in aiuto di Guglielmo Scilla. Guglielmo Scilla ha fatto del ghosting una modalità di esistenza sull'internet, nel senso che in generale io so che anche Lavinia, anche i suoi fratelli stessi hanno problemi di contatto, quindi allora, di base... Quando chiami Guglielmo e ti risponde che ti preoccupi, dici attenzione, esatto, è successo qualcosa. Come o se stai? Ti scrive lui, allora lì proprio no, dici... Vabbè, non stiamo parlando di ghosting e non stiamo parlando di me. Ma quindi infatti. Parliamo di questa ragazza perché lei sta tirando fuori una cosa che mi è successa. Ah, vai. Ah. Allora, scusate Guglielmo, prima poi ti interrompo per poi ti dico. Noi abbiamo la possibilità di parlare con questa ragazza. Quindi bellissimo. Subito dopo che Guglielmo ha detto la sua cosa, io bypasserei per adesso le 3 telefonate, perché secondo me parlando con lei capiamo molte cose. È la cosa migliore. Allora, ragazzi, io 3 mesi di relazione, avete presente film? Ma il film pazzesca, no? Cioè lanciatissimi, una roba pazzesca, quasi che io sono stato trascinato in questo tsunami. Perfetto. Perché? No, stavo scherzando, era una presenza che ho fatto io dicendomi dissocio. Sono un po' materiale, devi capirlo. Tsunami per lui è subito. Vabbè, dai, stavo facendo mi un dissocio. Cosa succede? Fiori a casa, qualsiasi cosa. Madonna. Porastella. In realtà adesso con oggi è Porastella, cioè non mi fa tenerezza, però ho capito da dove veniva questa roba. Dall'oggi al domani finita. Ciao. Secca, e, così. Raga, il devasto. Il devasto perché? Perché questo tipo di persone che io veramente faccio rientrare nella categoria criminali, si nascondono sotto il più brutto degli alibi a volte, che è: ma io sono stato sincero. Mamma io sono mia. Stato onesto. Cioè, la propria instabilità viene in qualche modo edulcorata. Ci si fa vanto anche di questa propria instabilità dicendo: è normale che io possa passare dal dirti
ma andiamo a vivere un giorno insieme, ti amo, il giorno prima, e il giorno dopo scomparire completamente. Che poi è quello che fa Volcek nella puntata, perché dice, cioè lui pensa di aver capito quello che Marissa voleva fare, quindi dice io sono me stesso, sono sincero, volevi trasformarmi in quel bambolotto. Bravo. A parte che non dai del bambolotto a Ryan, prima cosa. Mai. Secondo poi c'è, e quindi il fatto che tu vuoi rimanere fedele a te stesso e pensi un'altra persona ti stia usando, ti autorizza a essere una merda, tra l'altro anche con quella ragazza, cioè che in un secondo da pomiciata sì. Battene. Azzurra, però scusa, una cosa importante, Volcek è proprio l'egoista, la massima il espressione merda. Dell'egoismo, e la merda, no? Secondo me nel caso di questa storia della nostra amica, questo sì. Tizio è più problematico, cioè più esatto, bug. Bravo. Perché bravissimo. Volcek non ha fatto le cose romantiche tradizionali. Volcek è sempre stato una merda, quindi attirava Marissa perché lei voleva le cose un po' fuori dal comune. Le ha fatto capire che c'era spazio per qualcosa e poi la lancia via, farà merda e tutto quanto. Questo nostro invece caso, il pischello ha fatto proprio le cose quelle normali, ordinarie, cioè l'amore coi fiorellini, con la gioia, e poi improvvisamente sparisce. Quindi questo è più problematico, ha più bug mentale. È un po' bipolare, per approfondire questa cosa, direi che è il momento di entrare in contatto con questa ragazza, quindi sì, dico ai moderatori di andare io. Lo puoi fare tu, sta intanto arrivando l'hype train. Sì, sta partendo l'hype train. Sì, vado. Raga, il discorso è che veramente questa gente non ha ritegno, no, non sa cosa vuole in quel momento. In quel momento pensa di saperlo. Siamo pronti, eh? Vai. Attesa. Ah, bello, c'è proprio il suo rumore. Buonasera. Voce pazzesca. Ciao. Buonasera, bellezze. Ciao. Io vi seguo bevendo vino rosso dalla bellissimo. Zona rossa. Quindi brava. Quale delle quattro? Piemonte, ok. Posso cinque. Sì, almeno il vino buono. Allora, illuminaci, dicci di più. Scusa se io mi sono un po' sfogato sfruttando il tuo messaggio vocale, ma senti, dover dire delle cose. Guarda, aspetta, vi dico solo che ci sono i miei amici che ci... Da quanto è finita? Allora, è finita a inizio agosto. Ah, quindi è con l'estate, a inizio Natale. E praticamente poco prima di Ferragosto, che giustamente... Quindi con la quarantena e mezzo, tra l'altro. Sì, abbiamo sopravvissuti alla quarantena perché eravamo vicini, vicinissimi, e fuori città, quindi almeno era una cosa molto tranquilla. Giusto il tempo di organizzare una vita più normale, invece no. Quindi fondamentalmente io questo messaggio ve l'avevo mandato a fine agosto, quindi la cosa era molto fresca. E stavo appena riprendendo a mangiare, mettiamola così, però cioè io sono fatta così, per fortuna mi rialzo in fretta e la prendo a ridere. Aspetta, ma tu adesso stai già bene o ci sono ancora gli strascichi? Perché se stai bene, woman. Bene è un parolone, perché onestamente è ovvio che ho ancora tanti pensieri e momenti, cioè ancora le sue magliette nel comodino, ragazzi. Bruciale, buttale, regalale, usale per pulire a terra. No, io avevo le camicie, i secchi regalati ogni mese. I secchi? Fiori secchi, che ci... fiori. Sì, i secchi che mi regalava ogni mese. I secchi erano Ti capisco tantissimo. Io pensate che, cioè, io per farmi ridare le mie chiavi di casa ci ho messo più di un mese, per farmele lasciare nella buca, neanche darmela a mano. Io non l'ho più visto. Ma tuttora. Quindi era materiale al punto di chiavi di casa, ragazzi, cioè una roba avanzatissima. Sì, è questo il punto. Cioè, il fatto è questo. Io vi giuro, sono una persona piuttosto indipendente, vivo da sola, sono. Non ho mai pensato di basare il mio futuro, anche il mio presente, su qualcun altro. Con lui era diverso. Mi veniva naturale considerarlo già parte della mia vita a lungo andare, a lungo termine. Non sono mai stata così innamorata di qualcuno. Come fai a ghostare uno che ha le tue chiavi di casa? Cioè, come fai? A razzo, ragazzi. E dopo avergli dato le chiavi, proprio zero, è sparito di cioè non si è fatto per dire, cioè, io non ho mai forzato niente, mai forzato niente, anzi, sapendo che lui era, come avevo accennato, la sua prima relazione vera, cioè lui non aveva mai portato a casa nessuno in 29 anni di vita.
Ah, ok, 29 anni, perfetto. Sì, giusto, sì, no, per certo, capire. Certo. Io ho 24, lui 29, per dare numeri. Quindi, vabbè, mannaggia. Ti posso dire che è l'età peggiore, boh, so. So i peggiori, 29, 30, poi ovviamente... Bisogna passare. No. Vabbè, io, diciamo che purtroppo mi costringo a prenderla con filosofia e a sfruttarla come character development, perché, come dire, scherzo sul fatto che, beh, in, come dire, in 24 anni di vita è la prima volta che mi viene spezzato così il cuore, quindi ci dovevo passare. Per posso dirti che sei mega cazzuta, tanto, prima di tutto perché hai mandato il messaggio e secondo me perché hai avuto le palle di venire a parlarne. Bravo, quindi è già un sintomo che questo tizio un po' affanculo se n'è andato. Guglielmo, lascio a te la parola. Allora, guarda, io ho pensato a tante cose e ti posso dire, forse l'unica cosa che a me veramente tranquillizzava, e te lo dico col cuore, fidati che passa e arriva un momento che farà click, ok? E che ti giuro non sarà legato al all'arrivo di un'altra persona nella tua vita, perché il chiodo schiaccia chiodo, si lo schiaccia ma lascia il buco, quindi non stare lì a pensare che sarà l'arrivo di un'altra persona che magari sicuramente ti potrà far dire sti cazzi, ma arriverà un momento nel quale ti prometto che ti passerà e scomparirà completamente. E sei sulla buona strada, secondo sì, me. Sì, e secondo me sei sulla buona strada. Grazie. Falò di magliette, prossimo step. Secondo detto me. Ciò, esatto. C'era un'altra cosa che ti volevo dire. Sì, ma non potrei essere più d'accordo, grazie mille. E detto ciò, io... Una cosa che ho capito da quella relazione, innanzitutto, era quanto idealizzassi le persone e quanto in realtà io avessi e provassi un forte ascendente nei confronti di una persona che non esisteva, perché in realtà era una persona che viveva semplicemente degli entusiasmi momentanei, per cui sì, non era nemmeno cattiva, è che non ce l'aveva proprio, non ce la faceva. Altra cosa, il cuore... Scusa, salutiamo tutti gli utenti che sono arrivati dal raid di Claudio Di Biagio, salutiamo il nostro amico Claudio, il nostro amico Claudio, tutto quello che vuoi. Allora, ragazzi, scrivete a Claudio se tornerete da lui, il cuore è come un seme, deve spezzarsi per germogliare. È una cosa però... che ho compreso nella vita in generale. Guglielmo non ha ben chiare le modalità del raid, lui ci ha fatto il raid perché probabilmente sta chiudendo la live. Ah, certo, non ho capito, un momento boomer per Guglielmo Scina, poi ti spiegheremo come funziona. In una seconda live. Era una frase bellissima, potete allora tatuarvela. lo farò assolutamente. No, ragazzi, stiamo parlando di un tizio che ha ghostato brutalmente dopo aver presentato alla famiglia e aver ricevuto delle chiavi di casa, quindi una persona abietta e poco... Sette mesi scomparso completamente, esatto. Quindi è questo. Io calcolo che non sono un emotivo, io andavo all'inizio mi sono addormentato piangendo e mi svegliavo piangendo, addormentato piangendo e mi svegliavo piangendo. Madonna. Una cosa che io ho sbagliato è stata quella di trovare subito un chiodo che schiacciasse il chiodo. No, e no. Quella roba lì in realtà ha rallentato il processo di guarigione, ci devi stare a merda. Certo, in perché è rimasto lì latente sotto. Bravissimo. E muffiva dentro ci di devi te. Devi sbattere la faccia, ci devi stare male. Stai male, goditi questo momento perché vuol dire che sei viva, vuol dire che puoi provare cose e sappi che non è l'unica persona al mondo, perché arriveranno altre persone che ti faranno battere il cuore, altre persone che ti deluderanno. E hai imparato qualcosa. Ho una domanda, ma sto tizio ce l'hai fuori dai coglioni o rischia di ricicciarti nella vita così a caso? Allora, abbiamo molti amici in comune. No. Che dicono loro? E quindi prima di tutto loro tendenzialmente hanno reagito come Marco Cioni, quindi bravo, con un sonoro a schiaffi e vaffanculo. Okay. Il che mi conforta, perché essendo prima amici suoi che miei, almeno non bello. Mi sentivo sola in questa situazione. Perché poi ti senti pazza. Perché tutti sanno che... No, dice perché poi ti senti pazza. No. Poi ti senti pure pazza e senti quasi di flashata le cose. Sì, no, per fortuna invece tutti mi hanno dato ragione, perché dicono è fatto così, sembrava fosse diverso questa situazione, ma evidentemente no. Bello, intanto, come dire, in questa situazione ci sono passata, non potevo prevederlo e come appunto diceva Guglielmo, cosa che di nuovo concordo tantissimo, l'ho vista come, e la sto vedendo tuttora,
come occasione di crescita personale e di, come dire, settare nuovamente le mie priorità e assicurarsi che io sia al primo posto. Brava. E quando succederà, perché ti auguro che succeda, ti sentirai mandrache. Cioè io ad oggi, dopo un bel po' di tempo, io mi sento e sono consapevole di avere una forza che uno non pensavo di avere e che due mi tengo. E tre, sono consapevole del fatto che mi è capitato anche dopo di riprovare cose che poi magari non sono andate, ma fidati che la cosa che tu capisci e scopri, se te lo concedi però, è quello che diceva anche Jim Carrey sulla depressione, perché è una forma di depressione, è... devo fare una parafrasi perché non mi ricordo bene com'è che fosse, ma è: io rispetto ovviamente la depressione, ma se non ti alleni, se non lavori su te stesso, se non cerchi di mangiare bene, se non rispetti una, diciamo, una timeline, se non ti tieni occupato con delle cose positive per te, circondandoti da persone positive, allora non è che ti stai aiutando tantissimo e non ti stai permettendo di uscirne. Per tutte le cose brutte che ti capitano, sono 2000 che invece spero che ti riempiano la vita e che ti fanno sentire te stessa. Tu ora quindi si parte da un falò con le magliette, falò delle magliette, primo step. Primo step. E poi ci si invade di cose positive, di cose belle. Come insegna Gu. Sì. Quindi, dagli tutta, grazie mille di averci regalato questa possibilità. Io voglio dire una cosa per chiudere, secondo me, anche se sono un po' titubante nel dirla, però non frenarti nel affrontare le cose in questo modo, cioè poi magari sbaglio, però dico, uno potrebbe dire sei stata troppo frettolosa, le chiavi di casa eccetera, però no giusto? Vai. Cioè nel senso... Vabbè, ma chi lo deve vabbè, perché dire? Si può anche pensare che insomma, le chiavi di casa dopo 7 mesi è una roba comunque importante. Però secondo me vaffanculo, non è che siccome c'è uno stronzo allora dobbiamo fermarci. Quindi vai. E non tornare mai indietro. Mai, i gocci soccorsi. Mai, zia, mai. Se vengo a sapere per caso che tu non sei tornato fare. A questo tizio, io vengo lì in zona rossa, molto anche se non possiamo muoverci, con l'autocertificazione, vai con l'autocertificazione per motivi lavorativi e importanti, e guarda, mi raccomando, ci parli, e ci parli. E ti dirò di più, quando il tempo, anni e anni dopo, ti capiterà di vedere il cadavere nel fiume, e a te non interesserà niente, ok? Figurativo, sappi, ovviamente. Figurativo. Sappi che anche quando non ti interesserà nulla, un sorriso davanti a quel corpo smembrato lo farai, però. Figurativo. Figurativo. Quindi, grazie di cuore. Continua a spaccare tutto e mandaci le foto di questo falò casalingo di magliette. Assolutamente. Dai. Se faccio il falò ve lo mando sicuro la foto. Dai. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ti vogliamo bene. Ciao. Chi era? Penso fosse Giovanni. Ciao. Ma che ne so, Giovanni è pazzo. Sembra una voce di un'anziana signora. Ragazzi, una cosa importante quando succedono queste cose, quando succedono queste cose, tu devi veramente pensare il modo migliore per affrontarle, perché sia difficilissimo, perché le persone tendono a cercare di rimanere aggrappate a quella persona, nei ricordi, cercano di rincontrarlo, cercano di trovare il modo, stalkerare, cose così, sono tutte cazzate che ho fatto anch'io, ma tu devi pensare che quella persona, nel momento stesso in cui si permette di fare una cosa così nei tuoi confronti, muore, e qualsiasi cosa tu possa fare, in realtà sei solo un accollo per quella persona, perché una persona che ti tratta così non ha lo spessore emotivo, la sensibilità, il rispetto, la maturità per comprendere l'errore che ha fatto. È la stessa persona che tra un mese, se mai avrà un problema, scriverà: perché tutti mi trattano male, sono stanco di avere i piedi sì su Facebook, perché loro usano Facebook, sono dei boomer, questa gente non lo sa, non se ne rende conto, non si riconosce, non esatto. Sa quindi il sondaggio per me è: falò di magliette o falò di magliette? Questo è il sondaggio che io propongo. Che oggi cosa significa? Questo è il mio molto sondaggio democratico, Marco. Cosa deve fare la nostra amica? Falò di magliette o falò di magliette? Ma scusa, possiamo fare invece un sondaggio un pochino più carino? Vai, dimmi tu. Cercare di dimenticare o trovare un modo per vendicarsi?
No, no, però no, 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 la vendetta non è mai la soluzione. Brava, non sono d'accordo. Oddio, però, se mai dovessi, però se mai io dovessi vedere, ve lo ripeto ancora, un arto, ora non dico tutto, no, quanto figurativo. Non devi abbassarti al suo livello. Sono d'accordo, mai. Quindi lasciamo, sondaggio, che sia il karma. Guglielmo, non ti darò retta questa volta, perché secondo me stai parlando sull'onda della vendetta, che è una cosa, è un sentimento negativo, quindi sondaggio in chat, falò di magliette o falò di magliette. O falò di persona, falò no, figurativo, di magliette, ci dissociamo dai falò di persona. Detto questo, io penso che, Matteo, poi confermami, forse le telefonate non le facciamo a questo no, punto. No, zio, e come facciamo? Abbiamo appena ricevuto la... Io devo andare a votare. La votare, telefonata. Votare. Esatto. Voglio quindi, votare. Ragazzi, votate tutti quanti. Io sento che possiamo arrivare, mentre il sondaggio va, a un momento in cui possiamo... C'è un recupero del falò di magliette sotto. Quasi, quasi un recupero. Il secondo falò di magliette. Ah, il secondo falò di magliette. Quindi, dicevo, possiamo andare un po' in chiusura. Che ne dite? Allora... Intanto parto col dire la prima cosa, grazie Margherita di tutti gli abbonamenti che hai regalato oggi, e grazie mille. Poi, detto questo, ringraziamo i moderatori, Andrea e Giacomo, ringraziamo il nostro ospite Guglielmo Scilla, che spero che nonostante le difficoltà tu ti sia divertito e abbia apprezzato il format. Noi siamo sempre qui quando vuoi. Grazie a voi, ragazzi, è sempre divertente stare su Twitch, posso dirlo, e con ma voi poi, è scusa, speciale, ti posso dire che questo è proprio il tuo format, è cioè, vero, ho visto proprio a casa, eri il re. Ma ragazzi, ma infatti quando sbarcherai su Twitch e farai questo format, noi potremo denunciarti, questo è esatto. Dobbiamo prima depositare, però no, davvero, tutto quello che si deve depositare depositate, ecco, lascia più che altro, deposita, lascia. Verremo ospiti volentieri sul tuo Twitch, se mai lo farai. E detto questo, ragazzi, prossimi appuntamenti, come tutte le settimane, questo venerdì su YouTube, sul canale Slim Dogs, uscirà una puntata di Scene Brutte con un ospite speciale che chissà chi sarà, non lo so. Non lo dite. Non lo dico, un ospite speciale, lascio un po' il friccicorio. Annunciazione importantissima, a dicembre... faremo una live di 12 ore per festeggiare il Natale, quindi wow, ma ci vestiamo no, tutti voi. In tema no. Natalizio, 12 ore in live per beneficenza, il vi dico quando, perché ho paura, devo controllare il calendario, perché ho paura e terrore di dire un giorno il 20 sbaglio. Brava, il 20 dicembre, ragazzi, c'è il Twitchmas 12 ore live per beneficenza con la Slim Dogs, con tanti ospiti, e vediamo chi tornerà tra i mezzi sopra Twitch, sarà Guglielmo, non sarà Guglielmo, non lo so, dipende quanto ci costerà nei messaggi per quel giorno. Fategli sapere, inizierà da ancora. Oggi no, una cosa importante allora da dire, vai Matteo, che io ti ruberò durante questo Natale, perché sì. per un video insieme, perché mentre voi vi farete 12 ore di video, io mi farò 25 giorni di video uno dopo l'altro. Madonna, è vero che è già fatto, e lui lo fa ogni anno, la follia. Ovviamente, ragazzi, seguite, io lo dico perché no. Lo devo dire, seguite Guglielmo Scilla sui suoi social, sull'Instagram, su YouTube, vita no, buttata, ragazzi. È il format che sento di poter dire è cugino di questo, prorompenza per rimanere in forma in questo quasi lockdown che sta ritornando, sì. Quindi ragazzi. Ma infatti ti devo denunciare io, perché avete fatto il mio de format. Proprio lì volevo arrivare. Come potrebbe essere. Puoi denunciare? No, noi non ti denunciamo, noi veniamo ospiti al tuo format. Okay. Marco Cioni è proprio il bulletto che poi ritira, fa no, sì, vabbè, che poi scusa, non volevo. Comunque volevo dirti, Matteo Bruno, che per la tua sanità mentale, il sondaggio è finito 409 a 409. No, 59. Guarda, l'ho visto adesso, ci sto sentendo male, considera. Ma è stata voluta, perché ho letto in chat dei messaggi. Si sono organizzati. Si sono organizzati bene. Ultima cosa, chiedo in realtà un vero favore a tutti i ragazzi. Vai. Vi prego, se posso chiedervi un solo favore, abbonatevi a questo canale. Diamo una mano a questi ragazzi. Mi vedete, cioè non tutti hanno le stesse fortune che magari potete avere voi o che posso avere io, capito? Quando sbarcherai su Twitch, quanto riderò. Quindi se possiamo dare una mano, andiamo stanotte a dormire pensando a Margherita e alla sua generosità, svegliamoci domani, quindi mettiamoci una mano sulla coscienza, perché io non riuscirei a chiudere occhio se fossi in voi stasera.
Grazie mille Guglielmo per questo endorsement. Direi che possiamo chiudere qui se non abbiamo altro da dire. Se volete mandare i vostri messaggi vocali e partecipare a questo format per farvi aiutare come abbiamo fatto oggi, il numero è sovraimpressione. Mandate messaggi vocali ficcanti, brevi e non troppo lunghi, ma neanche troppo corti. E direi che abbiamo concluso per questa sera. C'è un'ultima cosa, secondo me, che la prossima puntata di 3 mesi sopra Twitch sarà di mercoledì. Esatto, giusto? Perché noi queste 2 settimane abbiamo fatto di giovedì, perché inizialmente dovevamo farlo con Guglielmo settimana scorsa, ma per colpa solamente nostra abbiamo rimandato. Oggi abbiamo fatto di giovedì perché Gu ci sta solo il giovedì, perché mercoledì ha la sua vita, giustamente. Ma non ce l'ho più. Non ce l'hai più, infatti. È saltato tutto ormai. Perché ha ghostato la persona che doveva vedere. Detto questo, ci siamo. Grazie mille, ci vediamo mercoledì prossimo. Ci vediamo venerdì su YouTube, domenica quasi quiz di Adriano Santucci, lunedì come live, e proseguiamo con la solita programmazione. Grazie mille ragazzi, grazie Guglielmo. Ciao. Buonanotte. Buon bombo a tutti. Marco.